Ciurma del Turtolane, Siamo proprio buonanotte. qua a fare i navigatori. E Buongiorno. certo. Oh, amici, che bellezza. Ma quindi, Allora, intanto si presenta con e si va di 1500 spame anni. di Bitemotes. Ma Chi ben comincia? Ucinata. Ma io avevo letto distrattamente un'altra cifra, ma grazie. Ma parla anche il Ma botto, poi. non so, comprati un panino, non lo so, Ma cioè, come un panino? sono... Col Ma che un panino, basta, panino? poi il resto. Bravo, 15 cioè, euro ce ne compri inizia col 15 panino. di panini, però. Grazie, Ucina, ti vogliamo molto Penso. bene. Ah, tra Grazie l'altro, anche caro, Smoking, è perché non arrivato! È arrivato! Oh! Aprilo il E noi, live. È già esatto, aperto, questo è quello, com'è. Allora, Cos'è? io, Un è il qualcosa da leggere? Sì, è il fumetto di Monster Ucina, Alert, potevi fargli un aspetta. regalo migliore, no? Perché volevo Ma dire una scusa, a lui cosa. piace, cosa te ne Ma frega non te? è Ma vero, non sa approfitto di leggere. questa cosa qui. Allora, a parte che c'è Licia Troisi, ma vabbè, Vabbè, che Moro ho conosciuto saluto. in... Certo. Un Una saluto. donna magnifica. Sono best No, allora, friends. è No, un però fumetto sono bravissimo. validissimo, però ragazzi, adesso Ucinat me l'ha regalato, ok, costa 15 euro e sono 50 pagine. Troppo È un poche, po' ragazzi, esagerato, cioè... sì, almeno è colorato. No, è tutto colorato, No, disegnato cioè, da magari è un Dio, po' è bello. Ci sono le stupendo, figure. è magnifico il fumetto, però sono Cioè, per 15 euro per 15 euro, 50 pagine. 50 pagine me Un le animi attimino anche. meno, secondo me, potrebbe... Insomma, però è Ma fantastico, io non li Ucinat, sto questo... leggendo, non avevo aperto la chat Lo su metto Telegram, poi... se Questo è mi il stavo sequel di parlando. Monster Allergy, amici, per chi non sapesse. Io ce li ho là, qui. Questi sono tutti i Monster Allergy, adesso c'ho anche il sequel. Bene. Quindi grazie, Ucinat. Bacetti, bacetti, bacetti. Oggi è giovedì, no? Sono Quindi 30 il regalo centesimi a che ha fatto a pagina, è me arriverà tantino, domani, eh? invece. Sono 30 centesimi a pagina. Bravo, Ucinat, bravo. Minchia, Che 30 male, centesimi a Marco. pagina, minchia. Cosa Sono fate? tantissimi, 30 Hai fatto un centesimi a bravo pagina. fortissimo. Scusami. Tra l'altro, amici, io ho il coso dell'RTX, però non so se il live cambia qualche cacchio. Come no? In teoria dovrebbe cambiare, però... Io non l'ho messo ancora perché devo Sei ancora testare quella cosa là più settato come volte. default su... Qua, amici, è una magia questa, Questa è una eh? magia, sì. Praticamente abbiamo installato il... Ma Anche poi senza senza lui avere si sente l'RTX, la... abbiamo installato l'RTX Voice, che è il noise cancellation di Nvidia, no? E io adesso faccio questo. E non si sente. Però se parli... Anche se parlo non sentite l'applauso Si smicchia la voce, praticamente. ovviamente. Beh, Un po' smicchia la si voce perché chiama, deve vabbè. ridurre. Però, cioè, È molto, molto utile. io posso prendere la Non bottiglia si sa e ancora mamma caffè. Ma molto probabilmente Ho sì. spaccato tutto, avete Sì, capito? l'unica cosa che fa, cioè se fai casino mentre parli, l'unica è che la voce sembra leggermente sott'acqua, però è Sì, perché perfetta. deve Perché compensare giustamente l'aura. ti deve sistemare. Ma Quindi è un un muto muto più più costoso. È costoso. un No, a parte che muto il gratis. programma è gratis. Grazie al signor Gerla, ma che dolcezza. C'era anche Smoking prima 41 mesi. Grazie, Smokin, anche al È signor Smokin. magia, È veramente magia Se io questa. sto parlando e fuori esplode una bomba atomica, No, quella credo mi la cago senti lo addosso stesso. solo io, hai Quella che mi sa capito? che la senti lo stesso. Io la sento. No, mi sa che anche il microfono per il Ma non tisso lo penso. percepisco. No, perché non la percepisce come voce, quindi è così. Però Amici, comunque volevo condividere con voi questa piccola i rutti si sfiga. sentono lo I stesso, rutti, quindi. questo Vabbè, perché è vengono voce. dalla tua voce. Questa Teoricamente. settimana che non ho comprato le Tanto rape, ce le ho facciamo. alte io nella mia isola. Questa è la mia sfiga E solita. non le sto comprando dal 50. Eh no, Non era sto prendo più scomparsa la Animal tizia. Crossing in realtà da un po'. Non c'era più la Ma tizia. Animal Crossing è passato. Attilio vomito! Ma che Ancora c'è ancora bellezza, Pokémon eh! Go presente. No, Anche io io no. ogni tanto E anche Moro. lo apro dentro Però gioco casa, ancora adesso ad Animal quello si può Cross. Beh, adesso si può fare. giocare tranquillamente Adesso in posso locale. spegnere la Non è console. vero una sega A comunque, me questa sì. roba che si può giocare dentro casa tranquillamente. A me sì. E No, grazie al anzi. cazzo c'hai la palestra di No, ma fianco. anche se non ce l'avevo, Eh, alla non è fine chi se ne vero, frega dei perché raid è una non... cosa minore. E per andare avanti nelle missioni devi fare i raid, quindi... In una sola, le altre poi l'hanno tolta sta E cosa. quelle non posso andare avanti di lì, però... A parte che te l'hanno Porvo, ma tolta che ormai quella lavoro, missione eh? lì, perché non c'è più. Vabbè. Allora, amici, intanto apro Smoke on the Scracchiare. Water. Cosa? Ovviamente lo devo avviare adesso. Faccio... Fai tu, Lizard, Sì, faccio faccio io io. con lo Ok. sorbetto, ok. Che musica è? Non è su Era, questa. come si chiama? Little Sì, Sadie, Sanfi della eh? Ah, tela. Sadie. Little, Le Little è quella Sedie. di... Sadie. Come si pronuncia? Sadie. Hai Non mi detto le ricordo. Little Sedie. Vabbè, saranno anche piccole, non so. È quella di The Last of Us. Ah. Tra l'altro tra una settimana, un mese esce. Però una bottega, probabilmente. Però ragazzi, domani esce Maniter. She's a Maniter. La devi mettere nel pre-live quella lì, Moro, per forza. Certo, sì. Maniter di Probabilmente. Nelly Vogliamo Furtado la fare, devi ragazzi, mettere. vogliamo fare un paio di arene? No, io voglio navigare. Possiamo anche fare... Arena, Tanto sapete che è ci sono per carina. un'oretta, poi stacco.
È per quello che dicevo, fare un paio di arena con Corvo Crown 4, poi magari passare una 3. Boh, dai, proviamo a fare magari una sola. Un'arena, intanto. Dopo però il fatto è che dopo un'oretta di missione cosa facciamo noi? Effettivamente è vero. Proviamo anche poi rimanere in 3 sul... Vabbè, in realtà si può fare. Facciamo un sondaggione, facciamo? No, facciamo l'avventura, dai. Allora, facciamo l'avventura, direttamente. Che volume ogni dai, volta che anche è più carina da vedere. Grazie, a Menorio. Ma quanto è alto il gioco? Aspettate. Anche da ogni volta si alza, anche solo abbassato, è fortissimo finché non entri. Sì. Come sempre, comunque molti giochi fanno così. Sì, ho capito, ma che stupidaggine, mi fai settare i volumi, poi entri e comunque fai quello che vuoi. Allora così poco. Sì, perché entri e hanno il loro volume originale, poi dopo ti caricano il tuo profilo e allora... Ha detto, ah, cazzo, è vero che era basso, piano, piano. Qual era Mark? Sempre Mark Lunzer? Vabbè, io l'ho invito. Liezza, non saprei, quanti ne hai? No, vabbè, ma posso dirmi? Io ricordo che l'ultima volta... Aspetta, devo fare partecipa io? Sì, dovete far partecipa voi. L'ultima volta che abbiamo giocato Sea of Thieves abbiamo avuto... Tutto insieme, Megalodonte, Kraken e nave fantasma, quindi... Sì. Dopo il video sul canale principale. Porca miseria. Non mi dà partecipare al gruppo. L'ho invitato comunque. Mi hai invitato. Adesso vedrete anche il gioico. Adesso vedo gli inviti. Pensa cazzo mi l'avevano in prima. Le cuffie avete, vi danno fastidio con gli occhiali? A me con gli occhiali dà fastidio tutto, però... No, a me sono le... Però non per le cuffie, ma per gli occhiali. Perché c'ho l'altro paio di occhiali con le... Con le astine. Impossibile unirsi alla sezione. La ciurma non esiste, mi dice. Io queste moro ce le ho un po' più spesse, infatti mi fanno male cane. O qui. Perché non ho altri occhiali. Non ce la faccio a tenerli. Non è che hai sbagliato e fatto la nave da 3? No, siamo... No, c'è il leone. No, c'è invita amico. C'è l'altro slot. C'è il gioco. Mark è già dentro, aspetta. Sì, siamo dentro. Io mi sono unito. Mi dice impossibile unirsi alla sezione. La ciurma non esiste. Ma ti stai unendo da cose? Dal coso dell'Xbox lì. Ma da chi? Da Liezer? Lo posso prendere da tutti e tre, mi dice la stessa cosa. Ma mi dice partecipa al gioco, non partecipa. Samuele Sharp. No, partecipa a Sea of Thieves, ti deve dire. Partecipa al gioco. Ma aspetta, sull'applicazione Xbox o sulla Companion? Ma adesso ci dovrebbe essere solo la Companion. Sulla Xbox Social. No, è sbagliato. No, ma è strano. Ma in genere mi sono sempre unito da qua. No, come è possibile? Non capisco. Cioè, non lo so. Questo... La... Quindi Xbox Companion era? Sì. Vabbè, salve. Cioè Companion console Xbox si chiama l'app. L'ha invitato. È terribile, tra l'altro. Non posso più invitarli perché l'ho già invitato. Gli inviti non arrivano, Kuroshi, purtroppo, perché... Ma... Ma io, tra l'altro, non accorgo tra gli amici. Sì. Io ti ho. Ma perché ti dovrei aggiungere anche io, mi sa. Sì, tra l'altro, sta cosa che devi... Ognuno si deve aggiungere, non che basta uno che aggiunge. Mi aggiunge lui, veramente... accetto, basta. Non è cioè, che... La parte gaming di Xbox è veramente fatta con il buco del culo, Aspetta. Su PC, poi su console... Non puoi rinvitarmi. Di nome. No. Perché non posso? Antani Bubu. Grazie, Antani Bubu. Per i due mesi, caro. Provate voi. Io non ce l'ho. È un problema. No, possiamo... Ah, sì, invito. Grazie, Tongo. Grazie, Tongo. Grazie mille per i 40 mesi, caro. Bacetti. Bacetti anche a te. Ma l'altra volta si è sempre unito in realtà. Ora non mi è arrivato. So non... Maria, vedi sentita? Che da questa applicazione qua mi apre. Ma forse no, per l'invito sì, per entrare, per unirti. Cioè, per l'invito non lo so, perché non li ho mai visti gli inviti io. Ma per entrare in partita devi fare da altro. Ciao, campo. Pronti? Io sono sognunato, pronto. Sognunato. Ah, mi fate proprio incazzare. Il comando sub. Qualcosina si è sentito adesso, ma qualcosina. Hai fatto un routine? Sempre molto contenuto. E hai spostato anche un po' la webcam, mi sa, un pochettino. Eh sì, perché ho dato un pugno fortissimo. Hai dato la compagnia di commercio delle ossa del mietitore. Che cazzo di nome? Oggi c'è un sole bestia. Io mi sono messo la felpa, ma mi sa che è stata un'idea del cazzo. E ieri io stavo schiattando di caldo. No, ieri era freddo. Qua c'è una bella luce. Devo iniziare a preparare. Veramente, cioè, un giorno è freddissimo, un giorno è caldissimo, un giorno è freddissimo, un giorno muoio. Esplodo direttamente. Facciamo sempre. Ieri sono andato a fare la spesa, sono arrivato a casa che ero... Dopo una doccia vestito, praticamente. Ma che schifo, io non voglio iniziare a fare quei lavori lì. Vuol dire che quest'estate, Marco, moriremo tutti. Ma certo. Voi, perché a me il caldo piace? Anche a me il caldo piace, però muoio. Quest'estate starò in casa. Mi alzo, piano piano. Tiro su, piano piano. Perché dopo un'imbriagatura... Comunque anche io quest'estate, perché... Con il virus, comunque col cazzo. No, infatti c'è ancora, quindi me ne sto a casa un po' di più. Eccoci qua. Ho il mio condizionatore, ma sto...
Prendiamo tutti i viveri. Certo. Tanto ricordatevi oggi pomeriggio. Ma buongiorno a te, Bresaola. Stasera c'è Tupac, ha detto Liezza. Cosa detto? Inizia a fare con Tupac. Esatto. Una live con Tupac. Oggi pomeriggio South Park. Stasera c'è. È un po' difficile. Tra l'altro, figurati se non partire che era notte, no? Ma ovvio. Beh, ora che carichiamo la nave diventa giorno e notte di nuovo. Ho un po' di palle, ragazzi. Ma dove me le metti? Dentro poi è Uccinato o Uccinat? Perché in realtà è Uccinat. È Uccinat o Uccinat? Secondo me è Uccinat. Che cazzo di nome è Uccinat? CHI è Uccinat. In italiano, ma credo sia una cosa giapponese. Cioè, no? Tipo... Che ne sappiamo noi? Tipo Naruto, no? Certo. Sì, Deagle. Verificate se c'è il crossplay su Call of Duty Friends, su Xbox. C'è anche... Ragazzi, è uscito anche su Switch Uccinat, adesso, okay. In teoria. Uccinat, ok. Ughina. Ghina, ho detto che era Uccina. È il primo South Park, non mi ricordo mai come si chiama, ma è il primo South Park. Perché io ho studiato lingue. Bastone della verità. Anch'io, però... quelle delle donne, però, quindi purtroppo mi sono perso... Aspetta, ma devo prendere qualche missione o ce l'ho? Ho spiegato il TV intanto io. Vedete se ci sono le balle, quelle speciali. Io ne ho altre di quelle speciali. Più che altro sta venendo aggiornato anche molto. È piccato da quando è stato acquistato da quelli di Godi Worms. Prima era lasciato a morire. Ragazzi, non c'è ancora la scaletta della 12 ore. Manca ancora 3 settimane. Ho fatto venire giù mese prima. Un po' che cazzo sto andando? Sappiamo i giochi sicuri da fare, ma perché quelli... Però, manca... Tipo Rainbow la mattina è proprio una tradizione quella. Però per gli altri giochi... Per gli altri giochi, vediamo. Missioni? Ant 6 ore. Ant, certo, la metà della live. Non era 9. No, anche tu sei veramente una maschilista, guarda. Cosa? Una maschilista. Viaggio della scorta dei teschi. Seguirò ma per trovare la chiave. Le facciamo una di queste? E non so cos'è. Si mangia? Forza di Atene. No, aspetta, questo è lunghissimo. No, Everyone is now non credo lo rifaremo. Anche viaggio della scorta del forziere cinereo. Chiave cinerea. Scorta dei teschi. Allora, prendo un po' di cinese. Assi. Per trovare un teschio per rituali. Però faremo Pathfinder nella 12 ore. Certo. Non mi danno neanche perché sennò poi la gente inizia a pazzire. Dai, ho preso sta missione. Facciamola. Proviamo. Io arrivo a nuoto perché ma sono che timp. Cosa? Timp. Ah. Tiberi. Ah, devo andare a mettere giù le robe. Tiberi e Timperi? Sì. Dove sono le che fastidio pattuzzi. Che non vedo nulla. Ma abbiamo la nave base? No, adesso la cambio. Come si fa la cosa? A vivere in questo... Però cambiamolo proprio come al solito. Altre... Fammi andare a prendere io altre ho cose. Solo, ho praticamente di carino lo skin di Halo e basta. No, io ho tutto. Cioè, tutta la mappa, le cose più costose. Devo prendere anche io altre robe. Ma veramente un sacco. Bravo, che voglio riempirmi. Che se come l'altra volta ci capita la fine del mondo. Ma non può essere come l'altra volta. Volete l'unicorno? Sì. Ma per chi mai preso? D'oro o bianco? Ma non bianco. Lo voglio l'unicorno. Vai. Io. Io sono un uomo duro, forte. Che è l'unicorno? Chi se ne fotte? L'unicorno. Chi sei? Uomo duro. L'uomo duro di ferro. Non esiste, Marco. Dove sono i barili del cibo? Mi spari, si rompe il proiettile. Il vero uomo deve e lavare io. I piatti, hai capito? E infatti, e chi li lava? Chi pensa che li lava? Appunto, vedi, lavo io. Drogato. Sono un uomo duro. Ok, ho messo tutta mischiato, tornarle qui. Ma dove sono finito? I cannoni fanno un po' cacare. Ma chi è? No, i cannoni sono quelli con lo scheletro. Non ti piacciono, li cambio, No, vabbè, lascio. No, no, basta, adesso li cambio. Il fastidio che non puoi correre con la torcia. Ma non erano da noi i patisori, c'erano da gatto. Hai visto George? Ma dove cacchio mi sono perso? Aspetta. Che urlo virilissimo. Sono eccitato io. Ma io John Stark infatti guarda, non so. Aia. Il vero uomo deve avere la lavastoviglie. Io non l'ho mai avuta, l'ho avuta per tipo un mese. Poi io ce l'ho un bel po'. Eh sì, perché ce l'avevano lasciata nella vecchia casa, quelli nuova, i vecchi, però era rotta. Sono andati giusto a ricomprarla adesso perché si è rotta all'inizio della quarantena. Siamo rimasti tutta la quarantena senza la lavastoviglie. Non l'ho mai avuta in io ho sempre lavato i piatti, quindi non... Io. Cracker, l'ho sentito, Io l'ho sentito anche fortuna, a me. Vedete voi. Metto il viaggio, vediamo. Metto il Viagra. Metti il Viagra. Metti Viagra, Bravo, Liesel. Ma che abbiamo capito. Pensavo fossi così vecchio. Amici, ma io volevo più come... palle. Come Iron.
Ne abbiamo 32 normali. Sono due. Ma grazie, bello. Grazie, è uno scheletro qua sopra. Cos'è? Compagnia delle ossa del mare. Affanculo, questo stronzo. Cosa? Ma io volevo la luce calda, però ho sempre la luce fredda. Non voglio la luce. Andate a votare il viaggio, va là. Whoopi Goldrake. Grande Whoopi Goldrake. Vado, cosa faccio? Tiro su. No, vota il viaggio. Dov'è? Tiro su. Dov'è? No, pensavo di tirare su l'ancora già io. Sì, non so, sono nuove, proviamo. Ma credo che dobbiamo sono i boss. Ma dove sto andando? Aspetta, fermi. Ma pensavo fossi un'uscita sicura. Invece... Se ti vedo nudo, voto per annullare il viaggio. Come si cazzo lo voto invece? Ma allora, già votato. E non è uscito fuori. Dobbiamo è sempre l'isola di Ride. Ma sono tutte lì le missioni ricevute. Allora, vai cerca tu. Ma sei nudissimo. Questa? Sì, infatti, vedi che faccio, dopo controllo. E questo è nudo da me. Ma aspetta, dov'è che freddo? Anche perché grazie al cielo. Ma aiutatemi. E adesso fammi vedere. Allora, non è questa. No. Io sto facendo la colonna sonora, amore. Sono t'aiuto Goffredo, io. Freddo, eccolo qua. Amico freddo, Vai piano, vai piano. Vai comprarne uno nuovo. Sì, è questa. Ma... Vomito. Ma è quella dove siamo? Ma è quella dove siamo. Come? Ma sì, siamo già qua. Ma scusami. Ma c'è qualcosa che non va. Ma che twist. Ma davvero? Ma lava al posto, scusa, come fosse. Sì. Vabbè, guarda la lampa. Forse quella di fianco, l'isoletta a destra? No, è questa. È questa. Quindi, allora, se il portatore è qua, piazza. Dovrebbe essere qui. No, dovrebbe essere quella dietro. Ma non si toglie più la scritta sopra. Quella ma qua, dove sono io? Dovrebbe essere. Ma dove sono io? Andrà via prima o poi. Ma cosa? È la scritta sotto, parla con il cacciatore d'oro. Andata via, perfetto. Fresco per rituali scoperto. Bravi. Quindi cosa ci dobbiamo fare? Lo buttiamo subito. Ma se signora! Non so. Signora! E questo lo diamo infatti. Lo diamo... Signora, stenga, l'ho trovato qua fuori. No, non lo vuole. Possiamo farlo, Attenzione. Viaggio completo. Ah, come? Vabbè, a posto, amici, monetine, grazie mille. Ci vediamo stasera. E cosa ce ne facciamo adesso? Scusami. Scusi, lo devi dare al coso del mietitore. Parla con il cacciatore d'oro. Ah, già. Aspetta, con quello ci... Aspetta, ce l'hanno scritto. Con quello ci fate la fortezza dei dannati. Andiamo a farla. Scusa, lei. Lo vuoi? Non lo vuole. Ma dove andare alla fortezza dei dannati? Dove si trova? Ma cos'è sto lavoro? Del cazzo lì. Dove si trova sta fortezza? Ci sarà sulla mappa. Magari si è sbloccata, vero? Ma questi simboli incredibili che c'erano sono? Sempre stati? Sì, perché sono le... ma non prendiamo un altro viaggio? Sono cose dei mercanti. Ancora teoricamente nel viaggio. No, sarebbe bello se puoi attaccare questo e farti tipo rampino. Attivate il forte dei dannati, avete bisogno anche delle luci apposite, cioè... Cosa vuol dire? Vabbè, facciamo un altro viaggio. E purtroppo non conosciamo. Beh, lasciamolo qua il tasco del tuo. Ma c'è il rifugio del... Moro, dobbiamo andarcene? No. Al rifugio del mietitore, forse. Vai, l'ho messo un altro. Devo votare Marco. Mi servono tutte le luci delle varie morti, la fortezza... No, ma ancora c'è scritta, non... Marco. Ma aspetta, stiamo andando dove, scusate? Esci, rientra, Marco. Stare tutta la live con la scritta. No, ma prima è andata via, dopo un po'. Ma sei ricomparsa? È andata via. Ok, perché abbiamo preso l'altro viaggio. A me non compaiono le scritte invece. Nelle Ancient Islands. Ah, quanta roba? 4. Allora, c'è Croc Islands. Era qua. Dov'era? Dove siamo? Imbecille. Tra che te ne andate puoi prendere... Sì, no, lo so, scusa, che puoi prendere le lanterne diverse. Però farle tutte le morti sono tante. C'è sta missione c'è sta isola fallica. Poi Snake Island, dov'è? È per puzza. Ah, Croc Island è la cosa fallica. Non c'è per puzza. Poi Cutlass Cay. Sì. Qua. E l'ultimo che le mercanze... Ah, dicono di non farla l'altra, infatti, che era un casino. No, infatti non la faccio, due ore non basterebbero, di turisti. Croc Hollow? Sì. Ce l'abbiamo già. Ma perché Moro mette le mani? Quindi dobbiamo fare schiena? Due a Croc Hollow. Professionale. Sì. Andiamo. E iniziamo ad andare lì. Mica Croc Hollow, abbiamo 4 tesori da prendere. Nord-ovest. Più ovest che nord-ovest. Fai ovest-nord-ovest. Allora. Ah no, l'ancora è già su. Quindi nord-ovest? Ovest-nord-ovest. Siamo già giusti. Andiamo, miei prodi.
Berlusconi, Fini, D'Alema. Casini, D'Alema. Andiamo. I politici proprio già ancora in politica. Ma io non Liezza, non mi puoi sempre, dai, sono i nomi più divertenti. Porca merda, Maroni. Come sei andato? Mi sì, un sono aiuto. Come sei finito? Come hai fatto a finire lì soprattutto? Marco? Dove sei? Ma scusami! Ma che lavori sono? È certo che ti do una qualcuno mano. Qualcuno sta guidando, sì. Cioè, grazie Debs, 44 grazie come i gatti, grazie Debs. Ti sto girando le vele così andiamo, ok? Mamma mia. Vai Liezza, ti canto una canzone con il flute. Ti ripoti, tipi, tor. Io mi prendo il trombone, però. Le vele sono gonfie. E via, il nostro viaggio continua. Vai Goffredo, ma dov'è Prepuz? Non c'è Prepuz. Piri piri pipi. Ma stiamo veramente dondolando come una roba incredibile. Piri piri. Ma io moro continuo a vederlo piri, nudo, piri, tra l'altro. Ma basta guardarmi nudo. Fammi guardare, ma non posso vedermi addosso. Ma sei giusto. Beh, se provo a ballare, vedi. Ma c'hai ragione, ballando. Ma sono giusto. Sì, no, anch'io ti vedo nudo. Io gli Ezzar ti vediamo nudo. Ma a parte mi che vado io a cambiare. C'era animaletto, dai, prendo anche Caccamo. Prepuzio era. Bravo, Corvo. Battimelo, battimelo. Vai. Posamento, delle vanità. Porca miseria, la banana, ragazzi! La banana, che casino! Vabbè, questa la diamo a Moro. Ma che poi prende fuoco la nave? Moro, dove sei? Sto cuocendo? Sì. Ma che schifo. Moro? E voi? Dove è andato, Moro? Sono andato a cambiarmi. Ditemi se giusto, poi. Adesso guardo, Sei perfetto, quella davanti a noi. Ah, questa qua. Che dolore, Liezza. Veramente ha urlato fortissimo. Top solo è questa qui. Poi questa sulla fare? Sinistra. Dobbiamo prendere un po' di tesori e raccogliere delle merci. Ah, che palle le merci. È andato Moro. Non c'è più Moro. Ma le merci possiamo prenderle, raccogli, non serve, non serve consegnarle. Moro, ti ho visto, vieni. Ecco. Moro, ma Moro! Ma Moro! Addirittura! È un po' nera, ma è sempre commestibile. Le stesse gag, Marco, basta. Ah, io? Mi suicido, Ma speriamo! Dove è andato? Quando ti ho visto per un attimo, ti ho visto vestito adesso. Quando sei venuto in acqua, già un passo avanti, dovrebbe essere nudo. Che facciamo? Tiriamo su un pelo le vele? Vabbè, Corvo, ci schiantiamo a tutta velocità? Corvo, ormai no, che facciamo? No, tira le su, va. Mangio io? Ormai. Potassio. Va bene. Non ne ho bisogno con sta stazza. Sono tutto potassio. No, sì, tutto pota. Pota? Quando volete tiro il freno. Potassio. Sì, tira il freno. Avviciniamoci lì alla... No, un altro po', andiamo, un altro po'. Tuffo a bomba calorica. Oh, io frenerei. Vai. Sì, guarda. Oh, ok, poca vita. Mi manca poca vita, non è che ho poca vita. Ma chi ha frenato? Io. Giusto, giusto, sono a posto. Ma non eri di fianco a me, scusa. No. Ma... ragazzi, vado a recuperare il materiale. Sei un goblin. Ma parla tu, guarda. Sto vecchio. Sì. Ma dov'è il tizio del... Allora, cercarlo. Scopriremo, ragazzi. Da che lato siamo dell'isola? Allora, Gigi dovrebbe essere... Gigi si chiama, dai. Il mercante. Ho trovato Gigi una caraffa decorata. Io la raccolgo, la porto nella nave. No, non è Gigi il troione. Cazzo, più vicino poteva allora, metterla nella nave. Siamo a est. Cesare, io ti seguo perché ne sai a pacchi. Aspetta, il mercante. Questo è un buco. Sì, qua. Quindi devo andare. È pazzo per caso? Qua. Aia, Ezzar, non potevi dire che c'è. Ma è sopra. Dai, qua, ma dai, qua. Ma non c'è neanche per curarmi. Eccolo. Dov'è il merdante? Ma li prende e basta. Perché ecco anche se intanto io vado in cerca dei primi sutil. Del primo sutil. Allora, noi dove siamo? Siamo nella posta a destra, a vero? Sì. Ok, mercato è fatto. Vado a prendere. Io sto andando. Non vedo, Liezza. Ma è normale. Ma non devi portarle. Ti avevo appena detto di non portarle. Scusami, scusami. Come le butto giù? Non mi ricordo più. Dai, X. No, per un pelo. Imbecille. Prego, allora, dov'è Surtur? Vabbè, stai qui o sopra? No, ecco. Sono bravissimo dietro. Oh, che casino! Non escirai dalla terra! Non escirai! Resciranno! Vai, Marco, portalo dalla nave questa.
Mi fermo, ho missato. Sparato. Pancato. Qui. Rotto. No. Qui. No. Qui. No. Qui. Vai, Eliezer, prego. Ma c'è un serpente? No. O cucino questo qua? È quello che hai ucciso un attimo fa, ma... Eh no, infatti, lo cucino. Ah, no. Prego. Questo vale un sacco, Eliezer, almeno 8 milioni. Se vale 1000 tanto. Del vecchio conio, ovviamente. Dai. Del vecchio cogno. Del vecchio cognac. Sto trovando la buca, esatto. C'è un barile esplosivo. Però dopo lo prendiamo, Marco. Guardate come cosa delle larve. Pente, il serpente non riesco... demente. Posso dei vermi, li raccolgo questi, non sa mai. Ma non riesco a capire questo dov'è. Ma quale stai facendo? Quello in alto. Ma hai già preso? No. Ah no, quello sopra di là. Ecco, là è un po' più complicato, non te la foresta. Eccoci. Però dovrebbe essere qui, perché la roccia è questa. Adesso porto questo, vengo da lì. Dovrebbe essere qui. Continua a prendere vermi. Quanto che buona che fa il teschio. Ma amici, dobbiamo prenderci anche delle cose, eh? Dei materiali, che qua se ci capitano... Sono dei teschi sono arrivati. I mortacci tua! Eccomi. Buongiorno, miglio. Vediamo un po' se trovo dei materiali nuovi. Per la mia cucina bioevolutiva. Vediamo. No, scusa, indagando. Non ho capito un caso. Buongiorno, Marco. Ormai, mangiamolo crudo. Che problema c'è? Dovrebbe essere qua. Oh, ricordate trovato. Che c'è il giveaway, mi raccomando. E finisce tra 10 minuti. Sento dei teschi. Ti aiuto, Moro. Era sotto? Eccomi. Può essere che l'ha sotto. Vedo tutto stoccato. Forse non dovevo mangiarlo il serpente, ragazzi. Crudo, oh mio Dio. Non è una bellissima idea. Beh, ma che cazzo, non sul porca troia, c'è un esplosivo. Mentre scavavo poi per... È sulla palla per lubrificare. Ah, ecco, sì, no, c'è, cioè, c'è. Miopia simulator, ho perso diottrie io, veramente. Dovrebbe essere qua l'altro. Non c'è nient'altro qui. No, non è qui. È per lubrificare, ho vomitato sopra. Che ci vuole, scusa. Per suo valore. Qui. Sa che guarda è a sud-est. Probabilmente tutto il valore dello scrigno, lo scrigno qua. Proprio il baule. Qua dentro ci sarà sicuramente dei materiali nuovi. Vedi? Trovato? Allora, avete trovato anche l'ultimo. Ok. Poi dopo dobbiamo andare a Snake Island e sparare a Big Boss o a Cutlass Cay. Quindi a sud, no, andiamo dritti a ovest. Poi direi che va bene così. Questo non si può. Mi pizzica il naso. Grattatelo con un coltello. Ma porca serpente del cazzo. Eia. Ma in chat dicono che hai bisogno di potassio. Quindi io dopo una banalità. Andasse a guardare Zelig. Andasse. Per favore. Adesso dobbiamo andare a... Non so, no Zelig, volevo dire colorato. Lo fanno ancora pure quello. No. Però non credo facciano più. No, Zelig forse qualcosa di traslato a è quello. Non allora, so, capitano, ragazzi. Vada. Aspetta, ovest. Che devo far arrivare. Ma tu lei intanto vada a ovest. Zelig, qualche comico divertente. Okay. No, non so. Però pochissima vita devo buttarmi. Ai tempi c'era. Ah, no, ma tanto dobbiamo circunnavigare. Una battuta funzionava comunque. Marco? No, non volevo colpire la scimmia, volevo vedere se rimanevano i graffi sul... Lo faccio di qua. Volevo vedere se rimanevano i graffi sul coso, ma non rimango. Perché stavi ferendo... Eh no, effettivamente c'era lei davanti, ma come di Central è un canale, però. Infatti. Pensa, dove cazzo sei? Dai, Pietro, posso farti esplodere? Vai. Non posso, non è quello esclusivo, mi piacerebbe. Dai, guido io adesso. Vai, parte. Vai, tirassi qua. Da che parte devo andare? Dritto, a ovest. A ovest. Bene, bene, bene. Stavo eseguendo una circoncisione del prepuzio, dai. Hai visto che bella nave?
È tutta gialla e viola. Sono le cose dei leggendari. Le hanno regalate che ora sono i leggendari. Certo, beh, è un team leggendario. Cosa legge Dario? Minchia, oggi siamo veramente on fuoco, Sì, siamo gonfiori. Le banane danno molto meno, sbaglio, no? Sì, danno pochissimo. Ma da quando ho messo tutti gli altri frutti danno molto meno. Per quelli che danno di più sia l'ananas, mi sembra. L'ananas è stato full. E altre... cioè, la banana è quella che dà di meno. No, le vele così aperte... Ma non così si gonfia la rete? Permettono di far vedere. Non si gonfia la rete? No, perché non siamo... già gonfio. Quelle... no, sì, infatti sono già gonfie. Stiamo andando effettivamente. Sì, ecco, adesso sono gonfiati. Marco, supera questo che è il bottino di Stephen e inizia a girare a destra. Cosa ha detto? Non lo so. Mare boss, oggi. Il bottino di Stephen. Di Stephen Hammel. È questa roba piccolina che abbiamo a destra. Devi girare a destra, Marco. Devi girare a destra. Devi girare a destra. Quell'isola a destra. Ma no, non è questa qui. Cioè, quella davanti. Quella dopo, quella davanti. Quella dopo, sì. Ah, ok. No, qui è quello per vendere le caccate. No, quella lì davanti, sì, l'isola. Punta il ruolo. Ma che bello navigare in questo mare blu. Eccoci qua. Eccoci. Noi navighiamo nel mare blu. Nel mare questo blu. Sono giusto? Il blu del mare. Sì. No, mi fa leggermente navigare. Leggermente. Ma mi hai rovinato il ritmo. Scusa. Non so cantare su quel ritmo. Ancora un po' a destra. Ok, la vedo. Dobbiamo andare lì, no? Dobbiamo cantare di più, dobbiamo. Noi tutti insieme. Certo. Marco, cantami una canzone. Va bene. Ti do l'incipit, va bene? Vai. Ti do il ritmo. Ma avete già tirato l'ancora? Ma siamo a 2 chilometri. Ma avete già tirato l'ancora tutti voi. Nonostante il mare, non abbiamo paura di navigare. Lupin. Dobbiamo fare tutti quanti col buco. Trova il grande serpente divino che osserva la spiaggia senza far tappa. Infine legge questa mappa. Penso dovrebbe essere l'istruttore. Ganja è con voi. Con la droga che fai, tutto quanto lo sai. Dovrebbe essere questo. Parola di Roberto Mogol. Allora, prendiamo tutta sta roba. Parola di Roberto Mogol. Abbiamo ricevuto una missione a caso. Il serpente. Ho trovato due palle. Me le tocco. Rafarex, grazie Rafarex. Hai trovato il serpente, Corvus? No, non era qui, aspetta. Ah sì, no, questo. Mi schiaccio Roberto Carlino e grazie, Francesco Mogol. Cosa bisogna fare? Leggere la mappa. Occhio alla pestona. No, ha funzionato. Non è questo. Non è questo. Deve essere quello divino, deve essere. Osserva non la spiaggia. Di grappa, effettivamente questo non sta osservando la spiaggia. Ok, che ci sono anche le altre isolette. Qui può essere le altre isolette. Vado a vedere quell'altro. Quanto camper noi facciamo? Lanciamo con la barca. Ah, ma c'ha l'arpione adesso, la scialuppa. Che storia. Guarda. Sì, ce l'ha da un po' di paccio. Ok, ho riempito. Non è vero, un po' l'ultima volta che ci abbiamo giocato no, non ce l'avevo. L'ultima sicuro c'era. Sì. Aia. Allora. Eccolo qua, credo. Iezar, arrivo da no, te. Hai bisogno? Qua. Ma che cacchio? Iezar, arrivo, arrivo. No, qua non c'è un cazzo. Scusami. Ma c'è uno scrigno dell'ubriacone, ma però. Si era bloccato lì sotto. Ok. Attolgo il mango. E infine leggi questa. Non è questo, no, quindi. Ah, forse ben fermo. Qua c'è una gabbia per catturare le cose. C'è una cassa della frutta, la prendo? Raccolgo la cassa della frutta, anzi guarda, facciamo così. Ci metto dentro anche le cose, quasi quasi. Ah, che paura. Scusate, st'isola è un buco di culo e non riusciamo a trovare... Non ho capito. Io sono un farmerino, già la notte. Ma lì c'è qualcosa di luminoso in quella spiaggia. Era una botle. Una botle, Moro. Una botle. Messaggina botle. Dove sto andando? Intanto vengo a portare la scialuppa nella nave. E porto anche il barile di Grog. Il barile di Greg.
Dobbiamo ritrovare Pente. Ah, i serpenti appena li vedo li uccido io subito. No, Pente. Ma i serpenti ne ho uccisi già. E mi mangio crudi. Basta. Ah, ma qua c'è un allora forziere. Voglio Kevin, voglio. Forziere del navigatore. Lo prendo. Kevin chi era? Il porcello? Eh sì. Allora prendiamo Kevin, dai. Kevin Prince. No! Mi sono teletrasportato. No, eri... ti sei... glitchato. Sì. Aspetta. Ah, c'è qualcosa che non va. Grazie, Billy. Billy Iron, grazie mille. Ma no, c'è qualcosa che non va, i serpenti li abbiamo visti. Corvo, ma se io provassi a... no, non posso. Sono fare. Lontano, e poi davanti. Pietro, tu dove sei? Sto cercando sto serpente. Può prendermi da lì, Marco? Andiamo. O si gira fino a okay, lì. Ok, ho ormeggiato la nave. Ma il grande serpente divino che osserva la porto. Spiaggia. Qual è la spiaggia? Grazie. Posto. Allora deve essere un credo sia un disegno, penso, è una statua. Eh beh, sì, un disegno in una. Ma perché sempre notte? Però il disegno c'era nell'altra nell'altra isola, ma non faceva. No, che questo poi si fammi leggere questa. Fammi leggere sta cacata. Allora, il grande serpente divino che osserva la spiaggia senza far deve essere sulla spiaggia per forza. Infine leggi questa mappa. Mestia. La padella, la mangio io. Cioè, non la padella. Qua c'è una tartaruga. Aspetta, qua, questo qua. Qua c'è il serpente divino che guarda. Ma ho guardato, ma non ha funzionato. Però non guarda la spiaggia qui. Infatti. Che lavoro, c'è una barca verde. Infatti non succede niente. Una barca verde, che dici? Nel cielo. C'è un porcello, moro, beh, che male. Ma punto. Ma non abbiamo la gabbia. Come, ti punto il porcello? No. Con le veleno. Non capisco. Non lo so, Marco, appunto che chiedevo. Tu, Marco, l'hai trovato sto cacchio di serpente? Io l'ho usato. Ma Kevin, cercando. Vieni qua. Ho capito come non lo stai cercando. Ti ha affogato. Ma io sono appena arrivato, moro. Qua ce n'è uno, guarda. Però non è il serpente della leggenda. Raccolgo il serpente. Un altro, niente. No, non lo voglio menare, Kevin, ma ti pare. Possibile. C'è rotto? Dove allora, sarà questo? Effettivamente questo qui non guardava la spiaggia, cioè non è sulla spiaggia. Ma deve essere qual su è una la spiaggia? Spiaggia. Vabbè. No, che guarda verso la dove... spiaggia, non che guarda la spiaggia. No, vuol dire che è sulla spiaggia. E sarà di là allora. Qua non c'è spiaggia, quindi. Qui non ci sono spiagge. Sì, ma non si vede un caso. Dule, serpente. Cos'è? Un chihuahua? Non so. Guardavo io, non so. Assi di legno, solo. Ma non si può. Ma che bello questo porcellino nero. Poi tutto rocce, non anch'io voglio la luce calda, che fastidio. Marco, vieni con me, andiamo a cercare sto cacchio di serpente. Vengo con te. No, ma deve per forza essere la statua su, però. Intanto prendo le robe che ci sono qua dentro. Ma te, porca paletta, ma si può lavorare così? Maialini. Ma che lavori? Guarda che è pieno di assi di legno. Prendetele se vi capitano. Che almeno... Del sole. Ma qua! Dov'è qua? Qui dove c'è la nave, esattamente di fronte alla nave. Qui c'è un raccoglio serpente. Come esattamente? Ma ci ho guardato adesso? Ah no, nell'isola piccola dici? No, l'isola grande. No, scusami, come cazzo è possibile dove c'è la nave? Due palle fiche. Prendi tutto, le... tu riempiti. Serpente divino, direi che pieno. È proprio quello. Ma dai, ma veramente? Dove cazzo è l'isola? Fai vedere. Infatti. Adesso voglio andare a vedere, qua c'è un vuoto di roba, andiamo Marco. Stellette ancora i giochi di sera? Assolutamente sì. Sì, sì. Lisa, mi fai vedere? È qua sopra, lì sopra. Ma affanculo, è proprio un serpente divino. Allora, trova il dipinto del serpente gigantesco sull'isola più a est. E non l'avevo visto. Suona una melodia e respira aria pura. Okay. La melodia la suono io. Marco melodia. Certo. C'era Kevin Nero, sì. Ancora, guardalo. Vai, suona.
Ma Marco qua, non al porcello. Stavo al porcello. Al serpente, non al maiale. Yes. Grazie, grazie. E l'ultimo pezzo. Non ci vedo più. Dal dipinto del serpente gigantesco sull'isola più a est, alla meta sei sempre più vicino. Cammina a est-sud-est presso il grande albero e scava fino a trovare il bottino. Io, Marco. Sarà questo. Il grande albero è questo. Eccolo qua. Ma scusami. Ragazzi, per favore mi difendete, grazie. Molto gentili. Ragazzi, gentilmente, grazie, grazie. Molto gentili. Gentilmente. Ma quando ho l'abilità? Quando abbiamo attaccato, ha caricato 6 mesi e ha tirato una tantanacca. Aspetta, si può aprire? Pociulo. Ma lo volete aprire? È pieno di roba, è pieno di roba. Ma l'apriamo in sulla nave. Effettivamente. Lascio i buchi, è che su Animal Crossing è da chiuderli. Dov'è? Non si può prendere niente. Andemo. E anche questa l'è andata, eh. Andemo morselli, vai. Salute. Zatch bell. Amici, dietro la nave ci sono un sacco di uccelli. Allora possiamo mettere, non prendiamoli per favore. Ah, bisogna andare a far fuori. No. Ah no. Far fuori no, sono quelli di piante. Vabbè. Ieri abbiamo fatto il gioco delle consegne dei pacchi. Totally reliable delivery service. Esatto. Recuperato. Human Fall Flat. Però abbiamo riso veramente molto, eh. E Human Fall Flat mischiato a Death Stranding. È anche più divertente, secondo me, Human Fall Flat. Beh, Death Stranding. Sì, però. Allora, dobbiamo andare abbiamo tre gemme a dentro. Sud-est dobbiamo andare. Speriamo non siano del sud, eh? Corvo, speriamo. Abbiamo la gemma della sirena di Smeraldo, gemma della sirena di Zaffiro e gemma della sirena di... Io uso i miei forzuti. Guarda che bello il mio vestito, però. Di rubino. Sono molto carino, sì. Faccio anche una piccola... un piccolo bar. Quindi ora bisogna andare... Non sono addormentato, nulla. Sud-est. Sì. Credo si sia sposata, tra l'altro, ma perché voi avete mai più sentito Gemma del Sud? Avete non il numero è che di telefono? Ancora viva, esatto. Vabbè, penso, spero di sì per lei. Sì, io, però, per carità. Fusteria. Yeah. Ma ora vado io! Erano gli uccelli di prima. Mi devo svuotare io. Moro, svuotati e poi lanciati. Qualcuno ha messo a cuocere qualcosa comunque. Io. Pensa che arriva qualcosa. Ecco, adesso che non sono sulla nave. Un tritone per Amiibo. No, mi sembrava. Allora, io mi prendo un po' di cus. Un pesce bellissimo! Moro, questo te lo faccio, eh. Eh? Questo è buonissimo. Dei pesci incredibili. Ma li stai prendendo così a mano? Sì. Eh sì, pesci poi. Eh sì, anche perché... Ma giriamo le vele che sono esattamente... Effettivamente può essere anche un gioco di pesca. Terribile, ma può essere un gioco di pesca. Tirate le vele, ma basta prendere missioni. Vabbè. Marco, ma l'hai rimesso giù? Ma non l'hai preso? Come? Marco, è quello piccolo, è vero? Ho preso quello piccolo. Gli su, tra l'altro, c'è sul nostro Discord. A proposito di pesca, vedo che stanno giocando un sacco a Fishing Planet. Esatto. È un gioco di pesca free to play. Adesso voglio giocarci anche io. Tra l'altro. Ma io come cambio? Marco, cracker. No, bellissimo. Astery. Bellissimo, ragazzi. Vado giù a riparare immediatamente. Io prendo le palle. Che paura! Però che volume, ragazzi! Le palle. Che volume, aspettate un attimo, mio Dio! Effettivamente era un po'... Santo cielo! Come dire... No, questo aspira... No, aspira, tutti sotto! No, l'ho mancato! Tutti sotto che me lo succa, eh! Merda! L'ha succato di Zer? No! L'ha fatto io succare. Combatto! Oh mio Dio! Mi ci ha girato la nave! Ma perché c'è il Torial? Non lo capisco! Effettivamente, boh, è tutto fatto. Colpito. Ma chi è? Ho visto Corvo andare via. Vabbè, intanto ha bucato solo sopra, vero? Non lo so, Marco. No, sotto è pieno d'acqua, Marco. Ma stavo sparando, scusate. Allora, vai a dire che vai a riparare. È vero, è che poi io. Marco, tira via l'acqua, che io sto riparando. Lo sto accoltellando. Mi aiuto, arrivederci, mi ascoltate. Ma sto facendo io, tira via l'acqua. Allora, un tentacolo è andato. Però lo farei fuori, non uscirei. Se non arrivano altre cose come l'altra volta. Facciamolo fuori.
E questo? Però è andato via veramente duro. Sì, arrivo, sono qua. Guardate questo qua che esplodirà. Ok, è andato. Che cospira. Quanto ci sto mettendo a tornare alla nave? Colpito. La nave va avanti. Ma... mi fuggono. Siamo usciti? No. Okay. Perché l'acqua è scura. Fermo, sai. Vale. No, non sei fermo in realtà, perché non no, ci si muove sempre, stiamo anche uscendo anche dall'area. Infatti magari girerei intorno adesso. Ti sparo nella testa. Io tirerei là ancora direttamente. Infatti sì. Tirate. Aspetta, tirarla perché stiamo uscendo, quindi torniamo. Chiudiamo le vele. Bisogna tornare nel raggio d'azione però. Dai. Arrivo amici, sto arrivando. No, minchia, mi ha un tentacolo di fianco. Lo attacco così a coltello. Allarma bianca. Sta tirando la botta. Chiudo le vele. Non lo prendo col la spada. Sto chiudendo quella dietro, Che vado a riparare. Ok. Ho visto un tentacolo dentro la nave, io sotto. Sì, ma figurati, Moro, che problema c'è? Siamo usciti, ragazzi, qua. No, rientriamo. Devo caricarmi le munizioni. Sta andando sott'acqua per riattaccarci. Non abbiamo già più palle? No, non è possibile, Corvo. Ok, che non ne avevamo come l'altra volta, ma ne abbiamo... Io ne ho due, poi... Io ne ho 10 in mano, per esempio. Però, Marco... No, ne siamo pieni. Vuol dire 5 scroti, eh? Spacco la faccia adesso. Si zittisce il corpo. Oh, buono. Che botta. Vabbè, io sono di qua. Il Marco di questa sessione. Via. Bravo, Moro, io sparo invece così. Abbiamo girato un po' di merda, aspetta. Tu sei sotto, a posto, e non è vero! Me ne è comparso uno davanti. Adesso ci sparo. Voglio fare Michael Jordan. C'è quello a destra? Aspetta che sono sotto. Ma scappano quando mi avvicino. Amici. Aspira, vado via. Aiutatemi a buttare fuori un po' d'acqua adesso. Arrivo, Moro. Vado giù. No, mi ha preso. Ma dovete fai da bait. Quando vedi l'area in giù, devi stavo cercando di andare giù. Corvo c'è. Moro c'è. No. A posto, per riparare non c'è. Che cilindro. Zinno, sì, stava dicendo. Esatto, tantissimo. C'è la nave. Corvo, ti salvo. Grazie. C'è la nave davanti a noi, Guardate al tentacolo che lascia Corvo. La nave davanti a noi, scusa. Eccolo lì, Corvo. Botta che arrivo. Mamma mia, che bostia. Ho sparato nel buco. Sta lanciando, credo. Quello va da riparare. Da riparare. Vado. Mi ha buttato soltantissima. Mi sta affogando, amici. Moro, ti aiuto con. Cercare di attaccarlo. Mi sa solo un buco. No, mi sta ammazzando, quindi mi sta proprio tenendo sott'acqua. Prenditi un po' da mangiare appena riesci a salire. Uff. Ok, il conte Dufo. Avete un tentacolo quasi intorno. Il conte Buffo. Che paura. Tu. È meglio se fai fatto i tuoi. Io non li prendo, vanno via lo stesso. Chi è scemo? Oro? Io non li ho mai presi. Tiè, scemo. Ma quanti tentacoli tutti però? Li prendo adesso. Dovrebbe averne otto. Tiè. Dato. L'ho anche sparato. Io gli sparo, gli sto questo anche qua? Sparando. E comunque danno. Forse l'abbiamo fatto. Mio Dio. Che botta dire di no. Tu. Però sono spariti tutti i tentacoli. No, c'è ancora questo. Uno è andato giù. Ah, ecco qua. Salve. Scusate, il nome del primate chi credo l'abbiano ragazzi la c'è della roba Sì, è il loot che lascio, quello prendiamo dopo. Sì, lo prendiamo dopo. Mamma mia, ragazzi, siamo fortissimi, perché una volta non lasciava nessun loot. Ciao Gabriele, l'ho ammazzati per la gloria, ragazzi, guarda. Una volta sì. Cecille è andato via. No, aspira qua. Ok, è morto. Andare a vedere. Morto, perfetto. C'è da riparare o altro. A posto, dai. Bisogna farli fuori tutti. No, ok, se n'è andato. Un po' d'acqua. Credo. Amici, siamo fortissimi. No, non ci ha dato. Ma. Sì, l'acqua si sta ritirando. L'ho ributtata dentro. Una secchiata d'acqua in faccia. Ma che miseria. Si sta ritirando. L'ha preso in faccia. No, ditemi dov'è il loot.
Boh. Di là. Ma abbiamo tutte le vele su, ancora. Tira l'ancora. Ma che figura, ma ogni volta vado a prendere il tipo. Dove è finito il loot, ragazzi? Io l'ho visto, adesso mi sono tuffato. Lì davanti a noi. Morirò probabilmente. No, c'era un po' dietro. È un po' sparso, dipende dove fai fuori. Adesso abbiamo girato, è davanti a noi. Tecnicamente è qua in zona, eccolo lì. Aspetta, vado sul pennone che vedo luce. Avvicinatevi un pelo però, ragazzi. Questo lo voglio. Ce n'è un po' lì a destra dove Marco. Io l'ho visto davanti a noi, ma non lo vedo più. Di qua c'è qualcosa, ragazzi. Mi guardate col cannocchiale. Vado a vedere sul pennone, aspetta. Allora. Provo ad andare a vedere io qua davanti. Io non vedo luccicare niente qua su. Sa che il Kraken non rimane. No, invece sì. Me lo cucino un pezzo del Kraken. Là ce n'è uno. Dove sono fallito? Alla nostra destra. E dove l'ho sparato. Okay. L'acqua è favolosa, Vex. Sì. Qua dalle mie parti non c'è niente, vero? Non so dove sei tu. Ah, dietro. Non vedo niente, però. Ok. Torno su. Io sono il mozzo e il cuoco. Abbiamo la scialuppa, è vero, effettivamente. Non vedo altro luccicare a parte quella roba là. Oh, io ma ho visto qualcosa qua, ma mi così sa... consegniamo, mi faccio due soldine e poi stacco. Vediamo se c'era uno qua vicino. Io vedo... Ma lì in fondo c'è qualcosa, ragazzi. Là dove ho là, sparato, aspetta, a destra, sì. Di là. Poi non vedo altro. Ma non dà tantissimo il loot. Ma io ho visto c'è una un roba cuozzo luccicare prima. Ma il cuozzo non è un cibo? Cuoppo. Che bella l'acqua, tanta roba, ragazzi. È veramente uno spettacolo. È tanta roba lì. Best acqua. È un forziere qua, ma c'è anche roba più avanti. Raggiungete Corvo. Adesso vado io. E questo? Io non vedo niente. Io vedo quello che stai prendendo. Una cassa di sete esotiche. Vai, il Kraken. Prendo. Ah, il pezzo di Kraken, sì. C'è una gemma, c'è una gemma là in fondo. Io non vedo niente là in fondo. Io vedo non me la carica laggiù. Perché anche a noi c'è la carica. Forse scomparsa. Ah, è qua a sinistra. Guardate dove sono io. Sì, sì. Ci sono non qua, me la sono carica. Qua. Ma là probabilmente c'è anche qualcos'altro. Non le vedo io. Sono altri, c'è una gemma, altri vai, torna alla... Allora, aspetta, darvi riferimento. Infatti, dobbiamo venire tutti? Ce ne sono tre robe. Un'idea, aspetta. Anzi. Ciao Corvo. Troppo sì. Marco, mi sa. Vabbè. Tosto che niente, l'ML piuttosto. Dov'era Corvo più o meno? Guarda Moro. Vieni verso di me, c'è un forziere lì e c'è anche un coso di sette esotiche qua con un pezzo di Kraken. Allora, qua c'è un forziere, lo prendo. Sta arrivando. C'è il pezzo di Kraken e il forziere. E me lo porto. Che palle che non si può notare veloce, però. Ma qua c'è anche la cassa appunto. Arriva. Bravo. Ah, il pezzo di Kraken. Il cuoppo è un mezzo insulto. Il cuoppo era. Ok. Non c'è. Sono fritturine miste. No, è di Microsoft. PC e Xbox. È probabilmente una delle pochissime esclusive che effettivamente mancano a. Ma io non capisco se mi sto muovendo io. Penso di sì, però non si capisce. Il tamarro, il cuozzo, quindi. No, io mi sto muovendo, non lo so. Sembro fermo. Non ti vedo. No, me la sta guidando la scimmia, no, c'ha l'ancora. Siamo veramente... Sembriamo fermi, sembriamo. Costa un pass 1 euro al mese. Costa 4 euro al mese. Costa, è nel Game Pass e quindi volendo te lo giochi un mese e poi basta. Non è zia Madia, non è la zia Madia, è la mamma Madia il Volvento. Andiamo a consegnare per Corvo. Non si chiamava Mosto. Amici, un po' che non tiro... Devo chiamare il trenino Marco. Sì, ce l'aveva posto qui avanti. Quanto ci mette il Kraken a cuocere? Vabbè che... Kraken. Bisteccone spesso. Tutto grasso. Andiamo dritti così. Eccoci qua. Ma che switch che avete fatto? Voilà. Le belle. Beh, non fa di cognome, cioè sì, per mio papà, però. Allora. Mi raccomando, amici, partecipate tutti al giveaway. Sì.
in cui se volete c'è anche Sea of Thieves, tra l'altro, potete scegliere come potete gioco. Potete scegliere come gioco Sea of Thieves. Dopo dobbiamo andare a Cutlass Cade. Sì, adesso dobbiamo consegnare un attimo. Chi è che abbaia? Sicuramente non delle persone. Potrebbe anche. Volendo, perché no, scusami. Ah, beh, se si divertono, ci mancherebbe. Ma dobbiamo andare all'avamposto Plunder. L'avamposto è più, Sì. Ma dove siamo? Paradise. Ma prendo l'oro! Beh, non capisco quando è che è cotto sto cazzo di l'ho creato. Preso solo io l'oro? No, 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 anch'io l'ho preso. No, dato 316, sì. Ma devi tenerlo un bel po', è grosso. Scrigno, adesso negli scrigni. E adesso è già un po' più dorato, scuro, eh. Vero? È già un po' più dorato. Dai, adesso io lo prenderei. Ma, madonna santa. Vuoi che una fettina di torta? Ma guarda, io ho l'altra fetta. Okay, comunque prego. Un giorno sogno Sea of Thieves 2 GDR multi. Allora, stai laggando? Sta laggando TS? Sta laggando TS perché sto sentendo. Dirmi che è team perché sparo qualcuno. No, è TS, ragazzi. Non mi stanno calando neanche pacchetti live. Proprio TS. Twitch veloce sul disco. Se continua, sì. Ma anche ieri sera l'ha fatto. Ma ieri era una team. No, non era crudo, corvo? Ragazzi, era cotto quel serpente. No, vedi, corvo non sta, è la team, corvo non sta arrivando. Ah. Ah, può essere allora. Solo il poi. Live o no? Ma ciao, bellissimo. Team, per favore. Ci spostiamo su Discord in caso. Ragazzi, andiamo per favore su Discord. Tirate l'angolo, però. L'ho fatto. Un po' di stallo. Oh, mi è uscito fuori, parla con il cacciatore d'oro. È un incubo, devo parlare con questo cacciatore d'oro. Grazie, gatto. Grazie, gatto, per il ribes. Benvenuti a tutti in questa live dei piratessi. Di voi è il capitano. Di chi è la nave? Su Discord, Marco. Io sono il mozzo. Marco, andiamo su Discord. Sì. Adesso vi sento bene, mi sento benissimo. Ah sì? Ma tu ci senti sempre bene? Sì, no, a posto. No, prima mi sentivo tornato. La gara. Adesso è a posto, adesso è a posto. Anch'io sento Marco, giusto? Adesso è a posto. Quindi? Poi vi puzza la... adesso funziona. È a posto, dovrebbe essere passato. Dov'è il cercatore di tesori del tesoriere? A posto. Dov'è la tenda? È qua, è qua. È dall'altra parte dell'isola, praticamente. Ecco, ti vedo. Allora, apriamo questo forziere, c'è. Che puzzalano il raid. Gatto, sei veramente... Stoffa del non credo, non credo fosse quello il raid. Sono 4-5 simpaticoni. Amici, stoffa del diavolo, dove la devo consegnare sta roba? Ma io devo acquistare un viaggio. Oh, ma io adesso vendi stoffa del diavolo, tieni. Grazie, l'hai bello. Grazie. Ti do allora anche il forziere. Vuoto. Ma chi lo devo... Dov'è la tenda qua della tizia? Eccola. Dovrebbe essere da lei questo. Ok. Comunque, stavo dicendo, prima che esplodesse internet, no? Mm. Io sogno un Sea of Thieves GDR un giorno. Non multiplayer, perché poi vai a... In single player sarebbe un MMO terribile. Beh. No, magari vuoi il gioco dei pirati. Io voglio il gioco dei pirati della Rockstar, l'ho già detto. Sì, cioè, nel senso, così com'è, perfetto. Mm-hmm. No, Marco, ma con la trama, le missioni. Non mi interessa niente di avere le altre navi di altri giocatori in giro che mi rompono solo i coglioni. Marco, porta questo. Ma magari dopo mi fai una sezione a parte. Dov'è? Dove come per le arene, questo. Mi fai le arene. Ecco, c'è non vedevo blu. Però mi fai Sea of Thieves solo PvE, co-op con un sacco di missioni, una trama con però anche che in giro trovi le armi, l'equipaggiamento per potenziare proprio GDR che trovi te fai il tuo pirata, trovi quanto sarebbe figo. Madonna. Quanto sarebbe bello, porca miseria, sarebbe quello lì veramente il gioco della vita. Ma sono ubriaco, è quello dei sì, è quello di culo. Eh sì, l'ho trovato prima. Allora, chi lo devo dare questo? Sempre al solito dei cosi.
E io questo baule c'ha 13 anni. 2005 per non la sveglia. Aiuto, aiuto. E più il baule anche. Oh mio Dio. Non era male. Ma no, non male. RP, non me ne frega niente di averlo roleplay. Io vorrei della Rockstar perché so che sa fare i giochi open world. Lo GDR altro, come gioco, nel senso con la crescita del personaggio e tutto. Era calendario, ragazzi, chiedo scusa. Ho cagato anch'io. Porzione dei 1000 grog venduto. Rango 1, cacciatore d'oro impregnato nel grog. Impregnato nel grog. Ma perché parcheggiamo sempre così distante, però? Veramente troppo distante. Ci vogliono 6 mesi. Questo giro è veramente troppo. Del capitano se. Andiamo un po'. Sam, ma te ne ha voglia ancora. Ma Red Dead Redemption 3, ti aspetterà almeno 15 anni. Red Dead Redemption adesso aspettarlo. Avrai una famiglia, probabilmente. Ci sarà prima GTA, poi ci sarà sicuramente l'altro gioco. 10 anni, sei come... Sempre che ne farà uno, sì, comunque sono tanti. Non è neanche detto che lo faccia. Ma se hanno una storia, secondo me lo fanno. Se hanno una storia decente e tutto, se lo fanno tranquillamente. Tutto aggiornato, comunque. Marco, lasciate il Kraken sul fuoco. Questo potrebbe essere un problema. Sì, fanno degli isolamenti un po' delle palle. No, però è comunque costato bene. Grazie, Raffiteo. Sì, ma guardate che ci sono... Grazie, Raffiteo. Ci sono dei viaggi insoliti nuovi, È vero, vero, ma sì, ma... Sì, ma il fatto è che aggiornano... Cioè, il fatto potevano fare degli aggiornamenti molto più sostanziosi e meno, cioè nel senso... Ah, meno... Spesso sono usciti degli aggiornamenti che non... C'era tipo un tipo nuovo di missione che erano delle caccate. In realtà c'è stato quello annuale l'anno scorso che ha cambiato no, un però sacco di roba. Nel senso, in quello annuale potevi accorpare tutti gli altri mini aggiornamenti che hanno fatto e fare un bel aggiornamento figo. Ok, sì. Che mettere sti aggiornamentini delle palle Beh, aggiornamenti hanno messo, che ne so, una volta hanno messo la distruzione della nave pezzo per pezzo, poi hanno inserito il fuoco. Infatti poi campioni, si mettevano tutti insieme, facevano tutto la cassa di frutta la lascio, ragazzi. La distruzione della nave era assieme, infatti. No, il fuoco e la distruzione della nave non erano insieme. No, sono state due il fuoco dopo, no, il resto. Il fuoco è una delle ultime cose che hanno messo. Sì. Le palle infiammate. Possiamo ripartire. No, ragazzi, per favore, perché io sto tuo banner qua. E che devo comprare per forza un viaggio. Che è successo? Compralo. Aspetta. Ah, ma c'è già un viaggio. No, mi dice comprarlo. Devo parlare, se no mi rimane lì il coso finché non partiamo. La nave da tre era sempre il galeone. No, è la. Allora ci conviene cambiare. Il brigantino, come si chiama? Ma cambiare non puoi. Cioè, devi uscire dalla. Vabbè, quando ma non abbiamo mica finito la missione? Vabbè, amici, io intanto vi saluto. Per l'altro, ciao, Corvo. D'accordo. Grazie per la consegna. Torno al desktop. Ci vediamo stasera con... È certo. È giusto lunedì oggi? Casus Clay. Intanto dice mai un bug. Ma no, hanno attivato il tutorial a tutti, non ho capito il motivo. Secondo me si può togliere. Ma a me io non ce l'ho, io a me sì, a me tipo non mi stanno uscendo nessun tipo di banner invece. No, a me è uscito puoi riparare la nave con legno, ma capito. Ah, vabbè. A me è uscito solo quello, però tipo tutto quando gli altri trovano le robe non esce. No, a me sta uscendo con questo sta morendo. È giovedì oggi. Ma vedi. E certo, oggi siamo già è veramente giovedì, sì. Anche io non mi ricordavo. Io pensavo, no, in realtà ieri ero convinto fosse ieri giovedì. Webcam, Marco. Ah, sì. Hai dritto due volte. Ci sono entrato io due volte. Partiamo. Stasera, tra l'altro, da quello che avevo visto, probabilmente c'è una cosa incredibile, perché noi facciamo il sondaggio per chi gioca a TTT, no? E c'erano 12 c'era il persone... voto di Esprit. No, a parte ragazzi, quello, teoricamente c'erano 12 persone già messe e Marco non aveva ancora votato, quindi Marco non gioca stasera. No. Mm. Non è vero, Liedra, vai a vedere. L'avevi messo al pelo? No, l'ho messo io il voto, Forse quindi siamo 13, non è da 13. Ma non puoi, senza avete la 12, quindi come fai? Vabbè, io vado a fare... Vado a controllare per sicurezza, ma sono abbastanza sicuro di aver votato. Ma hai votato come tredicesimo. No. Ma io non ne ho... Ultimamente col Prime c'è un qualche problema. Devi aspettare proprio effettivamente l'ora esatta in cui scade. Sì, adesso sì. Eh no, vedi che ci sono.
Visualizza. Sì, però ci sono 13 voti, Mark. Tu l'hai messo per ultimo, quindi sei il 13. Ma non è vero, quando ho votato io erano in 3 che avevamo votato, ancora 3 o 4. Quando avevo guardato tu non c'eri nel nome. E magari avevi, ti fa vedere un'altra roba a te. Gli streamer non gioca, fai la spettate, Marco. No, Esprit ha votato questa volta, stranamente, quindi... Insomma. Però c'è uno che rimane fuori, per forza. Non ci si alterna, perché 13 non ci sono. Vedete che c'è il mercato nero su sì, cioè... Beh, vediamo, in caso se uno c'ha da fare... Il mercato nero, in che senso? Tanto ti vendono dei vestiti, cioè... Il mercato nero a Milano, Louis Vuitton. Allora, turnica. L'altro Esprit è stato uno dei primi a mettere che c'è. Avrò sbagliato. Provi. Ma Felix, che il fatto che si ricordi poi stasera, quello è un altro discorso. Quello, allora, sono due cose separate. Mettere sì e poi esserci. Ma sì, dai ragazzi. Moro, beh, sei però non ho mai guidato. Guarda, ti dedico un'ottima canzone. Devo andare a sud-est? Allora. Ma è Eliezer quello. Dobbiamo andare a te. Ah già, c'è Eliezer quello. Va bene. Ho sbagliato. Scusami, Moro, non volevo. Dobbiamo andare a est. Che è più un insulto per Eliezer, in realtà. Però tirato giù adesso tiro giù. Ti ho girato troppo. Vabbè. Tiro giù le cose, aspetta. Ma questo è già giù. Ma che figura. Manca quello in mezzo. Ma anche questa, ma porca vacca. Posto. Io poi quando avrò il PC nuovo lo streamerò io ti. Ma sì. Però lo streamerò appunto 160. Una live la dobbiamo fare, però così ritornare in ma guarda, facciamo che no. Invece di affondare completamente il canale. Ma no, per una live. Sono evidenti problemi in questo suono. Ragazzi, va a vuoto? Cosa? Mi va a vuoto la ghironda. Ragazzi, si è rotta un attimo. Ok, eccoci qua. Ma che bellezza. Vediamo. Eccoci qua. Infatti, è per quello che dice di no, Axel, perché ha paura. Dai, voglio almeno un megalo di a parte che qui la gente fa i contratti da soli. Io non ho mai detto che vi davo i soldi. In realtà comunque. Sì, l'hai detto, lei anche. Non so, io mi ricordo tutt'altro. L'ho detto in quella line. No, ci siete arrivati. Però dopo l'hai ribadito più volte. Non è che se lo ribadisci più volte funziona per anche più volte nel tempo, Come funziona i vostri contratti? Quello non funziona così, effettivamente. Funziona per più tempo. La clip vale per quella, effettivamente valeva per quella live, ormai è troppo tardi. Però voglio vedere cosa aveva detto. Se raggiungevamo 2000 spettatori, vi davo 200 euro a ogni spettatore. Però non l'avete fatto, quindi è tardi. Tirate l'ancora. No, li stavo pescando. Menchia l'ancora. Vabbè. Ma sì, ma eravamo distanti mesi e mesi, va. È adesso. Questa, Adesso terrà più un attimo. Ma ci stiamo. E sono qui, perfetto. Poi dobbiamo più avanti, perché non si sanno ancora benissimo. Preso munizioni. Dovremmo dirvi le varie date delle varie conferenze, perché qualcuna è già stata annunciata, ma non ancora tutte, quindi. Sì. Riporto qualcuna c'è sicura e la faremo. Noi le faremo probabilmente tutte. Però bisogna ancora vedere. Sì, no, allora il nostro intento è farle tutte. Il problema è che se sono a tarda sera, purtroppo io non posso. Io e Moro ci saremo. Cioè, posso partecipare quelle più tardi. Cioè, cercheremo di farle, di coprire tutto. Io voglio a me piacerebbe farle tutte, sì. Perché comunque sia, l'abbiamo sempre fatte. È una roba bella. Adesso vediamo. Una tradizione. Quando saranno. Anche perché è una roba che comunque guarderei. Quindi, sì, infatti la guarderei comunque, a prescindere. Quindi. Ma infatti, anche se non dovessi esserci vocalmente, ci sono. Sono capitano. Grazie, Frank. È morto. Da già finita? Quella del Games e quella del PC Gaming qua. Finita? No, qua ce ne sono altri. Arrivo. Ho messo il teschio nella spiaggia davanti alla nave. Animale. No, non dovrebbero. Teoricamente non dovrebbero più essere alle 3 di notte, perché adesso hanno più tempo per farne in orari più decenti, non sono tutte raccontate. Raccogliete il teschio di Porfido che lo portiamo sulla nave. Capitolo finale dobbiamo fare, ok. No, perso. Qua. È un botto di te. Poi a inizio giugno faremo un calendario con tutte le date. Infatti sì, Max.
Dovremmo fare quello dell'anno... ma è difficile fare come l'anno scorso. Adesso è un po' più incasinato. Un problema. Perché alcune sono a luglio, altre ad agosto, quindi sono un po' più dilazionate nel tempo. In ogni caso, ragazzi, seguiteci sui social, sia quello dei termosifoni che i nostri personali, perché lì ve lo diciamo sicuramente. Sì, sì, sicuro. Quindi mi raccomando, tenete sempre d'occhio i nostri social. In realtà un paio di date già potremmo dirle, ma Twitter, Instagram... Anche magari soprattutto su chat, c'è la data della live del sub, la live del 12 ore, non mettiamo troppe date tutte assieme, che sennò non facciamo. No, si capisce niente poi, anche se va bene. Anche se la 12 ore è proprio in abbiamo mezzo preso tutto, date, no? Però. Dobbiamo andare... Dove dobbiamo andare? Chi è? È le Groves. È questa qua sotto, a sud. Ok. Tra l'altro sono abbastanza in hype, non tanto per i giochi che si sono già. Marco. Sì, laghiamo. Si è rotto di nuovo. Andiamo su Discord, mi sono rotto le scatole. Per favore, sì, ma vaffanculo. Microphone muted. Sound muted. Arrivo, amici, datemi un attimo, che apro tutto. Ogni tanto TS fa le bizze. Anche ieri sera l'ha fatte, tra l'altro, Eccomi. Ah, è Lietzer. Ti alzo un pelo. Arriva Lietzer. Io l'unica cosa che ho paura di Discord è degli audio sballati, però in teoria... Marco, ma non c'è assolutamente problema. Allora, dicevo, a giocare. Oggi inizio South Park, oggi pomeriggio. Finita subito, finita questa. Se li sentite un po' bassi, un po' alti, ditemi che poi sistemo man mano. Poi sistemo mamma. Mamma e papà. Che poi sistemo mamma. Allora, qual è questa qui davanti? Non lo so. Io ho girato un po' a sud, un po' a caso. No, dovrebbe essere l'isola grande, dovrebbe essere. Devi andare a destra. Ah, è quella dietro questa roccia. Va bene tutto. Sì. The Stick of Truth. Però la live oggi subito dopo truth, finita sì. Questa, quindi all'una. Sì, finito esattamente questa. Vado Arthur. Sì. Ragazzi. Tra l'altro, amici, avete semplicemente... sentito di Shad? Shad, non so come si pronuncia. Non ho idea di chi sia. È un wrestler che è venuto a mancare. Io lo guardavo ai tempi. Ma che quanti anni aveva? No, è per una cosa in mare, un disastro in mare, una cosa del genere. Non ho letto bene, devo guardarci bene dopo. Comunque, a quanto pare l'hanno trovato... Cioè, è stato prima dato per disperso in mare, poi è entrato nel corpo. Per salvare il figlio, sì, hanno detto per salvare il figlio, per... insomma... È il primo South Park, poi in caso se lo finisco abbastanza, tra virgolette, in fretta, non ho set Lego da montare e piace, faccio anche il secondo. Il secondo perché mi sembrava secondo ancora più bello, con tutti i poteri, le cose. Ma è un po' più lungo, quindi devo controllare. Ma dopo questa live alle 13, praticamente come funziona il nostro canale? Ci sono gli orari, adesso lo spiego perché magari qualcuno non ci segue assiduamente, quindi non lo sa. Noi facciamo le live tutti i giorni, la mattina dalle 11 all'1 e la sera dalle 8 alle 9. Ok, qui ci siamo, no? Eccoli gli orari. Mentre, qui le live canoniche tutti insieme. Mentre ognuno di noi ha una live extra, speciale, solo con dove nostra. C'è lui da solo, sì. Esatto, oggi pomeriggio, il giovedì, la fa Lietzer. Quindi finita questa live, sì. Dall'una in poi, c'è Lietzer che... costruisce no oggi inizia oggi fa South Park oggi inizia questa sua serie South Park. Poi c'è il martedì sempre dall'1 1 e mezza in poi c'è la live di Marco in realtà è dall'1 e mezza in poi tecnicamente dall'1 e mezza in poi poi se si parte subito dopo la live mattutina perché è capitato partissi dopo la live come alle 2 cioè dipende un po' come quando mi sbrigo anche a mangiare. Esatto, e poi c'è la mia live invece che è il venerdì notte. No, Leo, ci quindi teoricamente all'1 di mattina di sabato. Esattamente. Proprio la piena notte del venerdì. Esatto. Parcheggiamo dentro. Dove ognuno di noi fa quel che vuole praticamente. Vuoi parcheggiare dimmi dentro. Quando devo tirare l'ancora. Aspetta, proviamo. Puoi entrare? Proviamo. Occhio a girare quello lì è il capitano, C'è il capitano lì. Capitano Nemo? No, il capitano lì nella spiaggia da combattere.
Vabbè, perché parcheggiate, tiratela. La miseria, mi si è tabbato. Vado a combattere il capitano, io ho capito. Stavo andando ad abbassare il muro, poi sono tornato indietro e vabbè, vado a riparare. Ma non so che idea di merda è stata entrare dentro. Ma niente. Ma sicuro che la missione è combattere il capitano. Ma è da prendere gli scrigni, non è? No, è da prendere gli scrigni. Ecco, c'è il capitano, cosa fai? Lo lasci qua. Ma non è nostro. Il capitano. Vuol dire che è un altro che ha una missione qua. Ah, che palle sta isola qua per trovare gli scrigni. Allora, da dove siamo arrivati? Da nord. Noi siamo arrivati da nord. Legno. Ah, uno scrigno è lì, Moro, prendilo. Devo combattere il capitano. Poi quando lo finisci, c'è quella speciale. Io vado a prendere un po' di materiali. Ma secondo me non c'è. Allora, adesso l'ho detto, quindi ci attaccheranno. Ma ovvio. E beh, speriamo, voglio un po' d'azione. Chi è? Cioè, Luke Sparrow, grazie, c'è Bandit, grazie mille. Ho trovato degli ordini di uno scheletro, ma l'ho droppato. Mi sono ricevuto. Prendi lo scrigno che è lì. Aspetta, c'ho anche lo scheletro, che cacchio. Allora, qual è la spiaggia questa? Quello in alto a destra. Ok. Dovrebbe essere. Oggi ho veramente fame, ragazzi, ma veramente più del solito. Sì, parto. Anche io ho fame bestia oggi. Veramente una fame incredibile. No, non mi sono imparato, lo stavo facendo. Allora. Ah, ma è qua. Cosa mangerete oggi? Boh. Oggi non lo so. Forse mia mamma ha fatto la pasta al forno, ma io non vorrei mangiare quella. Vorrei mangiare qualcos'altro di un po' più leggerino. Ma sei scemo? È buonissima, però voglio stare un po' più leggero. Rifiutare la pasta al forno è proprio. Pollo, Marco, sempre. No, non mangiare né pollo né. O la pasta al forno con i broccoli. No. A parte che secondo me ci sta. Dentro il pollo e i broccoli. Ci starebbe. Esatto. No, il pollo non lo so, però a parte che volendo anche sì, però la pasta al forno con i broccoli ci sta tantissimo. Sì, è buonissimo. Ma è buono anche pollo e broccoli che ti rompe le balle, però è buono. Sai che qua mi sta scatticchiando, ma posso mettere. Non vado a 60 frame qui in alcuni punti, Ma anche, vabbè, non sto andando a 60 frame. Ho l'ho scoperto a caso. E no, l'ho preso dentro lo scrigno. Non posso metterci. Ah, sì, ce l'ho messo. Cioè, l'ultimo scrigno da prendere. Almeno ah, no, dai. Niente, c'è da riprendere il teschio qua anche. No, neanche a me sta andando benissimo, No, qui anche a me qua non va. Si diceva l'altra volta che con la 1080 giochi tranquillamente a tutto. Ma c'ho dei drop sotto i 30 frame. Ma secondo me è proprio il gioco qua. È il gioco, il posto. Ho capito, ma c'ho la cazzo di 1080, Ho depositato, no. Quanto soldo? Tra l'altro abbiamo un PC della Madonna, cioè, se non va così... Quante gemme belle, bravo. Anche qui ci sono tre gemme, in quello che ho trovato io. Devo prendere l'ultimo, che è sopra qua. Ma c'è una pianta qui da prendere. A nord, è qua sopra di noi dovrebbe essere. Quello è uno scheletro, lo vado ad ammazzare. Però bisogna salire. Master Race. Vado a prenderlo io. Sì, scemo. Ma infatti io non vedo l'ora delle nuove console, cioè sarà banale tutto, ma... Non vedrò di quello almeno. A me il PC piace più di ogni altra cosa. Il problema è che non ho voglia di cambiare i pezzi, le cose. Mi sono rotto le balle. Io invece ci ho voglia. Che poi noi giocheremo comunque su PC. Noi però ci lavoriamo, lo faremo non vedrò comunque lavora della console. Che noi lavora. Cioè, non facessi le live, mi terrei un PC normale e andrei avanti con le console. Io terrei un PC che faccio girare il gatto e poi prendere la console. Semplicemente quello. Sì. Beh, comunque per far girare il gatto... Sì, ci vuole comunque un buon PC, sì, perché non è leggerissimo. Per carità, il tuo... Sì, per la gira, vero. Un PC come il tuo... Ormai, sì. Però con componenti recenti... Con... 800 euro te lo fai. Che non è poco. 800 euro però te lo fai buono, in realtà. Sì, sì, no. Te lo fai buono. Però se non ti serve per giocare è un po' inutile, diciamo. Se non lo usi per giocare però è un po' inutile. Cioè per far girare solo l'Elgato è un po'. Vabbè, per far girare solo l'Elgato con è che non è un programma leggerissimo. Allora, io secondo me 600 meno di 600 euro per prendere un PC ovvio. Non ce li puoi spendere. Non ha senso, no, non ha senso. Se spendi meno di 600 euro vuol dire che non hai preso un PC buono. Ma 600 euro proprio al pelo poi, Dovrebbe essere qui. Morelli è il PC migliore di Thermos. No, è Mac attualmente. Sì, no, però Marco, io. Sì. Allora, io ho la scheda video migliore. Esatto.
Poi però... teoricamente dovrebbe diventare quello di Moro. Sì, spero. Cioè, allora, tecnicamente Moro, la mia scheda video è la migliore, però Marco c'ha la 1070 Ti, quindi esatto. Beh, sono... io c'ho la 1080 normale. Però Marco c'ha l'i9, c'ha la RAM più veloce. Mi sto confondendo. No, no, no. Tra l'altro adesso prima o poi dovremmo farne anche un altro nuovo, quindi è per me e poi passerà a Moro, quindi. Sì. Perché Moro se lo punta, quindi se lo tiene lui mi passa al suo. Che tanto a me va bene quello di Moro, appunto. Volendo poi giocare sempre su console io, quindi a me va benissimo quello. Guarda che il mio forse ci può mettere anche qua, cioè, l'i9 serie 8, non lo so. Va fluido qua. Non lo so, poi si vedrà. Non riesco a... Moro, vieni a darmi una mano. Aspetta, aspetta. Ah no, aspetta, forse è qua. Allora, dovrebbe essere... È qua sopra, ma... A sopra? Secondo me sì. Ah, ma perché sto sbagliando completamente, perché è a nord, quindi è lì. Ma l'abbiamo trovato ai tempi, no, forse lo sponsor lì sotto, del PC. Sai, quello di Moro l'abbiamo fatto in collaborazione. Dovrebbe essere qua dove sono io, no? Sai che forse sì. Il PC di Moro l'avevamo fatto in collaborazione, il mio invece no. Sì, era quello in collaborazione. Ce lo siamo presi noi, sì, con quello... essere qua. Sì. Preso, il nostro PC l'abbiamo messo tutto. Ma come anche quello di Liezar, cioè è anche quello di Esprit? No, io no. No, io dico, quello preso... che verrà, che poi dopo passerà Moro, però in realtà sarà... no, in realtà no, nel senso sulla... no, nel senso quello lì in teoria, se continua così ce lo facciamo noi, perché non stiamo trovando uno sponsor per quello. No, in realtà è il periodo più che altro. È anche il periodo. Ma in realtà adesso i PC li comprano tutti, quindi non è vero il periodo. Anche costano tanto, adesso i componenti sono aumentati un po' i prezzi. Però la richiesta è elevata. Infatti bisognerebbe aspettare un attimo. Sì, il mio PC l'avevo fatto con HP Informatica. Poi in realtà l'ho aggiornato. Ho aggiornato anche un po' di pezzi rispetto. Cioè, il mio aggiunto... abbiamo tolto l'hard disk e ho aggiunto un SSD. Ho cambiato il raffreddamento, ho tolto quello a liquido, ho messo quello ad aria. Io ce l'ho ancora a liquido, mi sa. Sì, sì, ce l'ho a liquido io. E ho cambiato il case da quella volta lì. Possiamo andare a consegnarla. Che lag, però, ragazzi. Ma qui vicino alla barca è terribile. Te l'ho detto, Moro. Sto andando a 30 frame. Io. In live non se ne rendono conto perché tanto vedono sempre a 30 loro. Ma... chi è? Blaviken, grazie, Blaviken. Andiamocene via subito. Il live è uguale, penso. Non sta cambiando niente. Tirate su la. Aspetta, che sto arrivando. Ancora. Un pochino si nota, dicono. Ma perché, no, secondo me è andato sotto i 30 frame, sì, 30 essere, volte. Sì, sì, cioè, sì, almeno saranno tanto pronti per la next gen i nostri PC? Qua. Quello di Marco e Moro, sì, mio assolutamente. Il mio non è pronto neanche adesso. Ma allora... quello di Moro sì, è già il pelo, in realtà. Ma in realtà no, non penso. Bisogna vedere. Cioè, il mio gli cambi la scheda video... quello più. Può pesare così tanto una zona di... cioè, se uno c'ha un portatile, qui... cioè, penso che per la next gen, a noi, con i PC che abbiamo, a parte gli Ezar, ci basta cambiare la scheda video. Sì, probabile. Detto Sandro, grazie. Detto mille. Sandro, grazie mille. Intanto la scheda video è la cosa meno fastidiosa da cambiare. Sinistra. Per cui ed è la cosa più costosa. Anche meno, cioè non è neanche fastidioso cambiare la scheda video, perché apri e hai incastro, è la cosa più veramente... c'è una fatta. Gemma blu là. Ah, no, yeah. Che sbatti. Vado a riparare. Grazie Ucina. Alla cameriera. Sei troppo gentile, non ricordo ora. Le fascette, ah. Le fascette per il cable management, cioè, le sponsorizzo io. Grazie, va bene. Molto io non l'ho, cioè in realtà l'ho fatto abbastanza. Il cable management è tutto dietro. Sì, tutto dietro. Adesso il case li fanno con lo spazio dietro per mettere i cavi. Sì. Io il case prima mi aveva chiesto qualcuno che case hai. Ho un Cooler Master. Non mi ricordo. No, Ciro, in realtà va 510... bene. 510. Sì, facciamo sicuramente una live, la facciamo. Noi abbiamo un format che si chiama Una botta e via, per chi non lo sapesse, in cui facciamo un gioco per una live sola. Ve lo presentiamo, sì, e lo facciamo vedere noi. Esatto, il... e della Stofas faremo così, perché farlo tutta la sera e non ha senso. Farà Liezar la live. Praticamente il primo episodio di qualcosa facciamo. Mi serve day one dei giochi, questa cosa. Ve lo posso mostrare. Non si vede molto bene. Moro, aspetta, ti metto in just chatting, che sia un po' più grande. È questo qui, ma più di così non riesco a spostarmi per farvelo vedere, quindi 510L, non mi ricordo la lettera, Inxis. È quello con la mesh davanti, comunque. Cioè, in realtà c'era nella configurazione, c'era anche il play. Ci tra un mese della storia. Bravo, tra l'altro domani ci potrebbe essere il primo bot e via serale.
Mi piace quando io l'ho messo. Sì, domani ragazzi ci sarà l'evento Le Viola. Allora, non cioè, so, se, botte lo, via non so se effettivamente sarà una botte via, però domani, domani sera Moro farà Meniter da solo. Domani beh, sera sarà... presenta il gioco, quindi per non one. È una botte via o è un day one? Tecnicamente allora, perché non è detto che i botte via non possano continuare, nel senso, infatti se poi piace i botte via è una botte via, poi magari il gioco se... è figo, lo si può continuare. Tra l'altro è doppia cosa, perché botte via sì, e day one, è day doppio... one sì. Il doppio evento, la serie evento come Adrian, ragazzi. Io sono andato qui, è l'avevo posto questo. Non sono sicuro. Allora, secondo me, allora io quel giochino lì lo vorrei più avanti. Magari se mi prende lo vorrei anche provare. Perché questo è l'avamposto. Sì. Sembra okay, quei giochi divertenti che ci passi così e lo andiamo. Apri, ci giochi un po', poi ci sta. Comunque. Occhio, domani sera non nella sua live. Domani sera nella no, live domani di normale sera, di Thermos. Sì. Poi domani c'è anche la live di Moro. Ragazzi, ma farete sì, sì, davvero... no, domani sera, proprio venerdì sera, facciamo una botta e via serale. Magari prima o poi lo facciamo, Mary, vediamo. Non abbiamo messo nel calendario, ecco. Ah, il meme quando di Discord. Capita. Lo vorrei fare, in effetti. 12 ore? Facciamo un'oretta nella 12 ore. Lo vogliamo fare nella 12 ore? E che nella 12 ore in realtà no. In realtà nella 12 ore sai cosa sarebbe bello? Sarebbe bello... Che siamo fermi? Non fare TTT alla Ostia. Fine. Dobbiamo spostare le vele, mi sa, ragazzi, aspetta. Sarebbe bello non fare TTT alla fine, proprio l'ultima ora, magari la facciamo alla penultima. No, è inutile spostare. Devi vedere se c'è gente, però. Sì, poi vediamo. E fare... No! Il meme review l'ultima ora, perché ci saranno i meme delle 12 ore. Vado a riparare. Cioè fare il meme review della 12 ore. Vediamo magari invece... quelli... Invece magari il nostro, facciamo una sera talk show. Sì, facciamo anche il recapone del... Magari... Adesso venerdì purtroppo no, perché... Magari venerdì prossimo dobbiamo fare. Cosa? Guarda. Scusami, aspetta, che stavo riparando, non ho sentito niente di cosa avete detto. Che stavo... Facciamo il meme review. Ma lo volete fare prima della 12 ma ore? Ma subito quindi? Già adesso? Sì. Poi della 12 ore, in caso lo facciamo quello della 12 ore, perché vuoi che durante la 12 ore... Non ne fanno. Cioè... Ma un'ora, un'ora per una cosa di... Forse troppo. Ha voglia. L'ultima mezz'ora. Non so neanche se basta. Ostia. Per una 12 ore. Abbiamo... No, nella 12 ore la 12 no, ore no, è quello. Vabbè, quello lì l'ultima ora poi lo si perde anche in chiacchiera. Oh, vediamo. Ringraziamenti, eccetera. Vediamo. Sì. Allora. 1002. Siamo giusti. Le gemme, a chi le... Chi volete che le do? Quello dove vuoi, tanto quelle puoi darle. Vedete che reputo, vabbè, che tanto non mi interessa. No, me ne frega niente. Ti giuro di Sea of Thieves mi piace andare in giro, combattere così, però non del tra l'altro, mio livello non me ne frega proprio nulla. Mi tra l'altro su... Giocare, su coso, come si chiama? Su Discord, appunto ho fatto anche la stanza museo, dove c'è Marco Nolla Fenice che mette i quadri, la mostra di quadri, delle cazzate che ci... Esatto. Per adesso c'è solo Farming Simulator, mi sa, perché... Facciamo materiale per... Eccolo, Marco lì. È pronto già. Lui Marco, aspetta solo quello, aspetta. Mi raccomando, Marco, Non devo fare molto il ruolo... Su di te. Che devo fare? Il ruolo... Tesori, dove, perché sono guardiano del museo o... Siamo due pirla, Marco. Mettilo su Discord, puoi farlo. Sì. Entrambi siamo entrati sulla nave e siamo andati giù, che non serviva a niente. Non c'è niente da prendere più. No, come no? Non dovrebbe essere pieno di gemme, no? Ma dove? Dove l'avete messo? Scusate. Ah no, perché l'ha preso Moro direttamente con le screen. Recupero la vita già, ci vediamo dopo. Come vedi, Aran? A dopo. Ciao Aranet, grazie per guardarci. Ma scusa. No. Cosa? No, niente. Beh, abbiamo fatto un bel po' di soldi. Io ce l'ho 309.000. 35.000, ho fatto 35.000. Io non le ho mai speso. Abbiamo una sloop in avvicinamento, pronti a combattere sulla certo, gli spacchiamo faccia. A merda sti stronzi, magari tiriamo sulle vele. Di cannone, però. Ma ci abbiamo ancora roba da... Vabbè, io vado a fare... Vado a vendere la roba intanto. Sono grazie, tornato. Tia. Grazie tia. Ma sotto la barca anche adesso mi scatticchia leggermente, sai? Sì, è stata inserita anche un'opera da Grinnell. C'era la vomitazza di Marco. No! Marco, vi siete dati fuoco da soli? Sì, ho sbagliato. Non l'ho preso. No, sta bruciando la nave, quello è il fatto. E spegni. Infatti, mi pareva, ho detto, ma scusa, ancora mi sembrano troppo lontani che si è dato fuoco. E devi prendere l'acqua e buttarcela. Che disastro. Che male.
Gli alert, ma siamo imbecilli. Gli alert? Come alert? Che alert? E gli alert degli achievement, sì, scusa. Ma io ce l'ho giusti quelli. Mi ha fatto un... Ma così, subito? Volevo vedere se attaccavano loro. Bella però la nave scheletrica così. Ammazzo. Ma aspetta, ma è una nave scheletrica. Ma scusa, sto teschio... Ma erano le navi dei bot. Ma Sloop? Ma Sloop le hanno messe? Perché c'erano una volta, poi le avevano tolte e le hanno rimesse. E mo che facciamo? Mo arriverà a attaccarci. Non credo. Così. È andato via. Ma è andato via, Liezar. E tornerà fra il giro. Continuiamo a consegnare se c'è roba. È finito, c'è da consegnare quel teschio lì, ma quello lì bisogna andarlo a dare. Ma io vedo che devo luccicare. Ragazzi, secondo me non è vero, No, sono gli scrigni vuoti. Ah. Ma secondo me sono da consegnare anche quelli, sai? No, sono vuoti. No, valgono lo stesso. No, non li puoi consegnare. Grazie Marco Red. Grazie Marco. 4 mesi. Ah, no, è possibile. Amici, secondo me comunque non è vero che era una nave dei bot. Non è possibile. No? Si muoveva veramente troppo... Andiamo in giro a cercare il megalodonte. Vai. Ma vogliamo andare nella... A vedere che cazzo fa quello steschio rosso. No, hanno detto che ci vuole... Per farlo ci vuole più di due ore, hanno detto. È un evento. Consegnarlo e basta. No, per fare tutto l'evento. No, è un evento. Ci vogliono due ore. Boss. Parte un boss. Sì, andiamo a fare nello. Andiamo a fare quelle le missioni che abbiamo delle pergamene lì. Va bene, dai. Io sto inventando. Una nave di scheletri, sì, vedi? Ma probabilmente non l'ha creata. Allora, io voglio andare a fare... Ah, merda, ma quella lì la potevano già fare prima. Ah, che miseria, eravamo nell'isola sua. Boh, metto, possiamo andare o a combattere... Cosa dico? Anche l'altra la potevamo fare, ma che fastidio. Ma di solito sì, quando ci sono quelle missioni lì sono sempre sulle isole. Bisogna farle subito. Sì. Ti carico un po' di... Prossima lei di sotto, fatelo, va bene. Prossima lei di sotto, magari puntiamo subito a fare quello, magari. Adesso che sappiamo com'è. Dov'è Crooked Mast? Lontano. Passo veloce per il rinnovo perché il termobot mi ha tirato un calcio in culo e torno al lavoro, va bene, Marco. Non fate incazzare il termobot. C'è una nave, buon tra lavoro, l'altro, Marco. Rossa. Nave rossa? Dove? Nella mappa. Ah, è quella col mietitore. Vogliono... Una l'hai scaricata, dicono. Fammi vedere. L'oretta di For the King sarà la 12 ore? Non credo, perché è sempre uguale. Finché non mettono campagne nuove. Hai ragione. No, For the King è veramente... Cioè, quello lo facciamo... Dura 5 ore il raid dei dannati. No, ragazzi, ma siamo fuori. Ma a parte che anche se non eravamo in live mi sparavano. No, ma non c'ho voglia mai. Tra preparazione e raid, ma non salva neanche gli step. Cioè, perché di solito qua non salva gli step. Quindi fartela tutta in una tirata. Sembra un po' una cazzata. Ma Crooked Mast non esiste come... Cioè, dobbiamo fare nella 12 ore volendo, se vogliamo farlo. Ma non ha senso. Ma è lontanissima Crooked Mast. Dicono vabbè, no, vabbè, farlo, tanto... voglio spaccare la faccia. Siamo a nord-est, bisogna tutto andare. Tutto in una tirata, un paio d'ore. Ma anche se fosse un paio d'ore, dopo ci metti anche un'ora in più e non riusciamo a finirla, non ha senso. Troppo lunga. Faremo altre missioni. Cioè, alla fine si ottisi anche per rilassarsi, così parlare sì, con voi, possiamo... se ci facciamo fare tutte queste robe. Non si può fare... Tre è troppo comunque. Troppo. Non si può fare una missione che dura tre ore e non puoi salvare un gioco. Se non salva le step è bruttissimo. Se mi crasha è la fine... Sì, se crasha tutti e quindi perdi la missione è finita. Grazie Sampi, ben arrivato. Intanto io voglio continuare a farvi sentire la magia dell'RTX. Vai, Voice. Prego. Questa è una bottiglia. Metto davanti. Io mi do fuoco. Sembra che stai laggando. Fai dei grattini ma non si sente. Sì. Si sente. Cioè io posso applaudire... E voi sentite solo la mia voce, un po' di merda perché sto applaudendo davanti al microfono. Se applaudo però... si sente però. No, aspetta, voi su Discord lo sentite che applaudo? No, pochissimo. Ma in lontananza in realtà. Sì, proprio come se fossi a 20 km. Chi è? Turin, grazie Turin. Turin. Non fare che è bannabile, ma cosa? Ma cosa signor? Ma signor è impazzito? Bannabile tirare la bottiglia. Perché autolesionismo? Non ho capito mica. Ma sulla bottiglia, sul tavolo. Oh, signor, guarda. Vai in clinica, per favore. Noi sentiamo tutto, sì, voi sì. Ma mi sa che non è default, allora. Ma lì no, qualcuno finta di applaudire, inserirlo. Per favore, fammi... Mi sa che non è default, allora, mi sa, su disco. Su oh, England. Che ondata ha fatto? Ma io sto andando di qua, ma non so, dovete dirmi voi.
Marco comunque. Moro? Non sentite l'audio di disco? Dimmi. No, infatti, io sto, non so che direzione andare. Io sono andato nord-est, a nord-est. Vabbè, era più o meno giusto. Andando nord. Ma in teoria, in realtà, Marco non sentite da Discord. Lo sentite da come prima. Esatto, e... me lo sento. Sì, sentite per lui non cambia nulla. In realtà, vale più di 100.000. Beh, però 5 ore, capisci? Default. No. Comunque, beh, almeno l'ho messo. Sono andato a cercare il tuo case, il cui H500, ok. Hanno messo delle missioni con un valore elevato, finalmente, su sotto. Cioè, c'ha senso. Che però durano troppo. Quando ho sentito la prima volta il disegno sono rimasto incredibile. Ma è veramente magia, Tiamat. È stregoneria questa qui, eh. Ci bevo una bella cosa qui. Cioè, più che altro, salire anche la fortuna di Aerith, già al massimo con la fortuna. Ne parlavamo ieri che sarebbe una rivoluzione non tanto per noi, cioè a me Benedica. Serve giusto per non farvi sentire poco, piuttosto anche a me, io l'ho messo basta, solo perché è bello, Per non far sentire la tastiera a me, perché ogni tanto si sente la tastiera. Io l'ho messo perché è bello, ma non ne ho bisogno, a parte Maria, non sentite niente. Anche perché con questo, con il filtro attivato, grazie Matte. Ma grazie, con il filtro attivato non posso più usare gli effetti perché si sentirebbe così. Non serve l'RTX, eh? Bravo. Non serve l'RTX, c'è anche il metodo per... C'è il modo per... C'è il modo per non farlo, cioè per farlo andare su tutto, almeno per almeno la serie 900. Esatto. Cioè con l'RTX lo installi, punto, hai fatto. Con le serie, tipo io ho la 1080 che non ha l'RTX e... Cioè bisogna modificare una cosa col... del setup con i block notes, sì. Roba così. Però almeno minimo però... 900, se no non ti va. Quindi addio cardinale, ma in realtà si può attivare e disattivare tranquillamente. Sto benissimo, guarda, perfetto. Arrivando un profumino da di là, ragazzi. Ma Shamba, è proprio quello il problema. Quello è la cazzata. Perché prendere la lanterna bianca, rossa, rosa, blu, verde, cioè è complicatissimo. Cioè farsi colpire da un fulmine e morire per un fulmine. È un casino, sì. Ci vogliono ore per farlo. È veramente una cagata. Per farne uno, no, poi. Altro, il filtro questo qui sarebbe comodo, appunto, non tanto per noi, quanto per, che ne so, centralini, buste. Okay, però comunque sì, che c'hanno tutto il macello dietro, che ci parli non senti niente perché dietro sta succedendo il finimondo. Esatto. Amici, un profumo. Io sto sbavando, per favore. Per favore, capisci, Rilacco, comunque prendersi tutte queste lanterne, metterle sulla nave. Mamma mia, ragazzi, sto e poi comunque magari se ti affondano la nave le perdi tutte e devi rifare, cioè non è propriamente una cosa. Ma a me così mi passa la voglia di giocare, ragazzi, cioè io abbastanza. Voglio rilassarmi, non andiamo, è che voglio via, fare Marco, un lavoro andiamo. Vero. Sono duro. Dove sei andato? Andiamo a mangiare, via. Vai, poi appunto quella in PvP devi trovare. Vai, per favore. Una persona che ti uccida. Arriva il megalodonte. Bella. Sì, sì, arriva. Con la nave. No, è vero, tirate l'ancora. Tira la marro che sono giù. Chi è? Barack Obama, grazie Barack. Grazie. Ma Hobby? Grandissimo Hobby. Il chi è di... No, mi faccio arrabbiare, ragazzi. Questo non l'ho detto, vedi? Ma cosa fa? Non fa niente, neanche l'ho colpito. Qua. È mega tutto normale, comunque. L'ho colpito, lo faccio irritare. Ho colpito anche io con la palla di caccone. Quello, credo che sia quello uno di quelli base. Colpito. Attacca da davanti, merda, tutti sotto. Marchizzi. Era qua. Non sparategli con le armi normali quando con è davanti armi. O dietro. No, prima però. Lo fate incazzare. Non volevo farla arrabbiare. Però il problema è che si arrabbia davanti, non posso. Marco, colpire. Tu c'hai il crisp attivato su Discord? Crispy? Usa lei. È la riduzione del rumore di Discord. Non mi ricordo, amore. Dopo guardo. Puoi guardarci già da subito perché... ti sento un po' che... Ti riduce ogni tanto. Ma anche a te lo fa, ma credo sia l'RTX, amore. Ti fa ogni tanto, ti abbassa le ultime parole, ma è l'RTX. Ma no, su TS non eri così. Allora, che dai, il live... È andato via, posto, andiamo. Ah, eccoli. Non ho più le palle, che figura! Arriva! Oh, basta, chiamalo, basta, chiamalo! Oh, ostia, ci ha colpito lo stesso. Sì, vado a rivedere se devo riparare.
Harper. No, ho mangiato il... Ma porca miseria. Hai mangiato una porca? No, ho mangiato il Kraken crudo. Che cosa ti fa fare? Vomiti? Cagarella, sfischio proprio. Perché il serpente ti fa vedere tutto storto senza occhiali. No, per ora niente, probabilmente punta. Se il tuo compagno di ciurma accende un barile e poi slog... Sta attaccando. Arriva dietro. Ma allora e poi slogga. Tu morendo col compagno puoi tenere la luce del PvP. Ah, davvero? Vabbè, un po'... Ragazzi, dovete tirar via l'acqua, mi dovete aiutare. Arrivo. Hai tu gli Ezer? Sì. Devo ricaricarmi il fucile, però. Ok. Ma dov'è? Ma sì, ma ci mettiamo secoli, però, eh. Perché non li stiamo sparando. No, effettivamente non li stiamo sparando. Arriva, l'ho attaccato, Bastano tre colpi. Ma più giù di così non lo prendiamo. Ma scusa. Eravamo troppo alti con i cannoni. Lo so, ma porca troppo. Siamo tutti piegati, siamo. Siamo veramente in alto con quei cannoni lì. Dall'altra parte. Occhio sotto è tutto bucato. Ho troppo poco. Davvero? Vado io. Vai, vai. Ho colpito. Buono. Mi serve una mano per svuotare. Sì, ti aiuto io. Arrivo, ragazzi. No, ok, posso. No, vai su, Marco. Sì, uno attacchi sempre. Tanto qua va su. Tanto stavo facendo il giro, non potevo. Dov'è? Eccolo là, sta arrivando. Ok. No, siamo troppo alti da questa parte, ragazzi. Ragazzi, tu vuoi fare, Marco? No, non lo colpiamo. Niente. Ah! Niente, ritorno giù. Sono fuori un attimo. No, ho ributtato un altro. Tirate sulle vele, dicono. Ma abbiamo giù l'ancora. Ah, perché effettivamente con le vele... Sì, con le vele giù... Sì, è l'ancora che ti tiene inclinato. Sto tirando sulle vele. Cioè, sulle vele con l'ancora tirata giù che... Ok. Stai riparando tu gli Ezer? Sì. Ma è andato via, è andato. No, non penso. Non c'è più la musica, non c'è più niente. È vero. Scusami. Ma perché non lo colpivamo da un pezzo? Ma non ha senso, di solito aggrano una zona. Colpisco a caso il mare, magari riesci già fuori. Ma no, dai. C'è sott'acqua, vado a vedere. No, non c'è, ragazzi. Ma che strano. C'è... Quanto pare. Boh, vabbè. Mi sento la musica però adesso. No, io sento solo no. È quella, non è la non fa parte no, della non è la musica del. Sono rimasto male un po'. Ma sì, ma che perché l'hanno comunque colpito già un po'. Io un po' di volte l'abbiamo preso. Proviamo a ripartire, magari. Ciao Pier. Grazie Arcadia. Cosa li fanno adesso? Sì, bisogna aspettare esattamente l'orario giusto. Esiste un fondale in mare aperto? No, non è raggiungibile, muori prima. Muori prima di... Sì, muori prima. Non hai l'ossigeno sufficiente, come nella vita vera in realtà, perché muori prima di arrivare in fondo nella vita vera. Meno che non là dietro, l'ho visto! Dov'è? Torniamo, aspetta, giro. Eccolo, lo vedo, sì. Ho colpito! Pezzo di merda! Si nasconde! Ho colpito di nuovo? Oh, basta girare, basta. Non lo vedo più. Ma mi sa che bisogna avvicinarsi, no, quello lì non arriva. Vabbè, tiriamo giù una vela in caso. Sì, tirala giù un attimo. Ormai è una cosa personale, ragazzi. Allora. Io l'ho colpito due o tre volte. Tiratele giù una sola, sì, poi la ritirate su. E ce n'è già una giù. Sì, dopo non c'è la probabilità di esplodi, tra l'altro. È vero che c'è la pressione dell'acqua, muori. Spezza il collo, le ossa, tutto. Oh, prima o poi partirà sta nave. Eccolo, arriva, tira su. Avevo perso, forse ero uscito dal range per un pochissimo. Ho solo una palla io, però. Ma non sono io che faccio il megalodente. È Marco la prostituta del... Ma io non ho detto niente, eh. No, però... così. Finito. No, ho finito il palo.
Oh, eccolo. Sì, comunque Megalodon te lo dicevo io, non moro. Colpito. Sono troppo alto. Dov'è? Ma è sotto. Scappato di nuovo. No, lo faccio addosso. Caghetta. Caghetta. Non è possibile, ragazzi. Qua. Vedi, dalla parte lo faccio arrabbiare adesso. Dai, scemo. Io ti colpi, porca miseria. Ok. Thomas, lei. No, porca miseria. Ho visto i denti. What's the dollar? Vado a riparare. Tiro via l'acqua io. Io sto sparando. Prendo di qua, Ma c'era l'acqua rossa, c'era. Colpito. Di qua. Non so cucinare pente intanto. Arriva. No, ho finito le fa. Ok, colpito. Buono, gli hai annullato, gli hai annullato l'attacco. No, non è morto, è andato giù. No, no, gli hai solo annullato l'attacco. Dai, Gigio, vieni qua, Guarda come si vede bene adesso la pinna rossa col buco. Non abbiamo così tante palle di cannone comunque. Ma non te l'abbiamo mancato tanto. Non c'avevo la palla caricata. Nervosisci. Ok, morto. Ah, pezzo di merda! Abbassate una vela che raggiungiamo il lutto. Già andato io. Sì. No, te la abbasso neanche tutta che giri almeno. Quanta roba, ma bella! Ma è già... hanno messo che sale subito il lutto. È uscita subito, sì. La drizza. Quanta roba bella, ragazzi! Non mi sto muovendo. L'avamposto qua. Ok, tira su. E torniamo all'avamposto. Non è questo l'avamposto. Vabbè, torniamo qua. Come non l'avevamo posto questo, no, qua dritto? Qua, no, questa qua è la... Ragazzi, sono fermo! Un'altra cosa. Che senso? No, no, lasciala ancora un po' giù. Ma... Sei sullo squalo, sei. Non è vero, da me non ero sullo squalo. Ma sono glitchato, non posso muovermi. Come non ma è? Quanta roba? Cos'è questo qui a sinistra, Lizer? Dovrebbe essere quello dove c'è l'arena. Sono avvicinato. Che è la lab dell'arena, ma... Cosa che non si può neanche entrare. Ah sì? Ma quanti tesori comunque? Hanno aumentato il loot. Tiro su? Sì, sì, tira su. Hanno aumentato il loot. Nella pancia li teneva, ragazzi. Ma di brutto hanno aumentato il loot. Ma dove è andato? Ah, era su. Ragazzi, fermi, fermi. Dove stiamo andando? No, sì, ho tirato su adesso. È che va per inerzia. Stiamo andando ancora? Sì. No, siamo... In teoria dovremmo essere fermi. Ciao a tutti quelli che arrivano adesso. Vabbè, ma un po' di loot che in realtà sì, è un po' la carne. Sì, effettivamente la carne. La carne sembra più roba. C'è ancora roba? Sì, vado a prenderla io. Sì, lo spazio dentro ce n'è al megalodone per tenere la roba. Non è che... C'è ancora tre cose. Ci sto io in piedi, probabilmente. C'è il Santo Graal. Sono altre cose, venite. C'è il stiamo andando veramente troppo in là, però, ragazzi. Perché sono le onde che lo aspetta. Ma più che altro ci mettiamo mezz'ora per raggiungere la nave col tesoro. Beh, tanto manca l'ultima cosa, abbiamo preso tutto. Vabbè, devo un'altra cosa, vado io? Sì, sì, vai, prova a vedere tu. Mi pare che ci sia ancora un'altra cosa. Sì, in mezzo. La cassa di spezie orientali. Ok, andiamo a consegnare. No, non c'è l'ancora, non abbiamo tirato l'ancora. Abbiamo solo tirato sulle vele. Posto. Ma dai, sta per cadere, lo lascio così. Il resto è tutta la ciccia del megalodonte che... Boh, andiamo al primo avamposto e vendiamo le cose. Sì. Giriamo di 180. Abbasso le vele. Ma andare a nord-est. Perché sono tutti in acqua, scusa? Oh,
Posso pinzarmi sotto? Non siamo in pieno Mario. Vedi, se guardi sulla mappa st'isola qua non esiste neanche, non la fa neanche vedere. Nella vita vera sapete nuotare? Io so nuotare, sì. Non... Oddio, in realtà forse che ci vendono anche qua. Non sono sicurissimo. Ma se non ci puoi andare? No, ti puoi fermarti, scendere, però non puoi entrare nell'edificio principale. Ma mi sa che i vendor ci sono lo stesso, ma non so se... Boh. Vabbè, andiamo con l'avamposto là che si vede. Beh, la cosa normale è... Beh, dipende se... Io ho fatto anche nuoto per un po'. Anch'io, ma non sono tanto. Io ho fatto delle lezioni, ma erano le lezioni giusto per stare in piscina perché mi piaceva, non me ne fregava niente. Io ho fatto quando ero piccolo, ho fatto un annetto di nuoto. Ma comunque sono dei pesci, io sempre, poi capirai, vivendo anche vicino al mare, tutte le estati io sono sempre stato al mare. Se non sapevo nuotare era un cacchio di problema. Io però non mi ricordo qualcuno che me l'ha insegnato, se non vagamente mio papà da piccolo. Ho imparato praticamente da solo. Vabbè, ma anche a me me l'hanno insegnato. Cioè, più che altro è molto da piccolo ti insegnano a stare a galla. Sì, cioè non è che ti dicono... Poi una volta che sei stare a galla ti muovi, vedi un po' come si muove la gente, anche se ti muovi goffamente, nuoti. Poi prendi padronanza del tuo corpo e riesci a farlo molto meglio piano piano. Io ho fatto qualche lezione, ma bravo, solo perché mi andava di... Beh, c'era quel tizio che ha fatto a nuoto da parte a parte. A me, nel momento in cui sono nell'acqua, mi piace un sacco. A me è proprio stare nell'acqua... Ma chi è che vomita? Che pezzettone? Gentilezza. A me stare nell'acqua mi piace, mi rilassa un sacco, mi piace proprio stare. Sì, è molto rilassante, sì. Però preferisco la piscina al mare, io sono un po' atipico. Anche io, ma semplicemente perché appunto... Odio la sabbia attaccata al corpo, io se sono... Cioè, anche andare in piscina, l'andare in piscina, tutta la preparazione è sempre quello che mi rompe i coglioni. Io voglio andare in acqua vestito e uscire asciutto. Il fatto è che al mare c'è il panorama più bello, però in piscina non ho la sabbia che mi si attacca, non mi devo poi fare, non devo sentirmi tutto il sale addosso, cioè vai nelle spiagge quelle con i sassi, così non hai la sabbia. A parte che non ne ho giù in Calabria. L'acqua del mare è sempre una merda, poi vi capirai. Con i sassi per favore. Pronti con l'ancora? A me pronti con l'ancora? È lì il... Aspetta. Adesso. Perfetto, Lizard, perfetto. Vai. Lo segniamo. Io sono sempre andato in spiaggia con la sabbia bella giù in Calabria. O dovunque andavo, insomma. A me piace più la Sassonia. Che il mare qui da me fa cagare al cazzo. È una merda. Non so come. Gianluigi Tricchi. Grazie mille. Dopo la donazione del sangue rinnovo. Proprio della trasconnessione scappo e vi rivedo in pasta, va bene. Grazie, okay, grazie. La sabbia, se sono asciutto, chi no, sarà andato a donare il sangue. Ragazzi, la barca si sta muovendo. E si sta avvicinando. Sì, perché ma ragazzi, sta andando a fuoco? Qualcuno stava cucinando? Ah, già. Moro? E niente, è andato a fuoco. Pente! Vabbè, tanto consegniamo. Consegniamo e via. Ma l'ho messo a cucinare prima del megalodonte, Marco. Davvero? È un casino allora. Consegnate tutto, dati scarico. Chi sarà mai? Andiamo a vedere. No, non è... Ho lasciato il serpente sul fuoco. Ragazzi. Chi è? Iron Ippus, grazie mille. Grazie Iron. Grazie mille. Iron Ippus, benvenuto. Cacchio, ragazzi. La sabbia è sono asciutto, vabbè. L'Adriatico è più inquinato, più verso il nord. Allora, io con lo Ionio mi sono sempre trovato bene. Ma quanto fuoco questo? Quanto fuoco, sta bruciando tutto. Ragazzi, salvate ci scarichiamo. Aia, Goffredo, fuori. Prepuzio, fuori. Che succede? Non c'è più nient'altro, non c'è. Non credo. Ah, non posso darla a lui. Mi butto, brucia, bestia come brucia. È andata quindi così. Ma dov'è la tenda, ragazzi? Prego, grazie Mr. Dessi, grazie mille per l'anno. Grazie Mr. Dessi. No, per i due anni. Grazie mille. Ma Dessi come sinistra? Aspetta, c'è la consigliera questa però. Con una cista che drive di Ostio! Ma Lizard è volato giù, l'ho visto io. Ho fatto uno scherzo.
Marco, dove vai? Nella barca. Fare. Non l'abbandono. Non so cosa sia l'emissario. Sono io l'emissario, c'ho la, il vestito d'emissario. Ma questo scheletro qui c'è sempre stato. Beh, Sirolo è vero, Sirolo è molto bella. No, io dico la riviera romagnola in generale è veramente vomitevole come mare. Marco, aia, aia. Non lo so, che ti devo dire? Volevo darti un po' di... Però non affonda, quanto ci vuole. Cerchiamo di buttarla giù, va. Io voglio salire sopra e vederla dall'alto. Tanto muoio prima, però. Però mi stai tirando le cose. No. Chi è lì, Zero? Te. E via! Ah, ma c'era la... Sono questa morto, della foto. Affogato in mezzo al fuoco, come fa? La riviera del Conero è bella. È una merda da arrivarci, perché alla spiaggia di Sirolo per arrivarci devi immattirti un attimo, perché è sotto la montagna, quindi... Offro l'anima. E che la riviera romagnola invece ci sono i rifiuti tossici, le fognature di scarico, tutte. Cioè, c'è una spiaggia... Più di una spiaggia in realtà, però c'è una spiaggia in parte, mi ricordo che c'è di fianco il canale di scarico e poi c'è la spiaggia. Ma sì. Perché cazzo dovrei andare lì? E la gente ci va, però io non ho parole. Al lago nell'ultimo anno ci sto andando spesso. Prima ci sono andato qualche volta, ma perché non avevo nessun aggancio di gente che stava al lago, tranne un paio di amici che non li sento neanche sempre. No, il mare fa caccare da... Da Tantanolido no, però il mare da fanno Senigallia, da Senigallia fino a Rimini, dopo anche più in su di Rimini in realtà, però non so quando. Dani, puoi usare il legname per ripararlo. Marco, ma mi hai dato fuoco. Ah, scusa, Moro, ma per un tocchino piccolo avevi un pelo di vita, avevi. Ma quanto brucia qua sotto? No, ma... Esatto, Corvo. Tu, tra l'altro, sei venuto l'anno scorso al mare a Rimini e per un paio di giorni c'era il divieto di balneazione per il per Escherichia coli. Ah, ma mi hai tirato su. Grazie. Prego. Allora, adesso si può passare. È morto di nuovo, mi sa morto. Cos'è successo? Andiamo con freddo. Mettere su? Ma tiri su, scusami. Tirato su. Scusa, volevo andare via con freddo. Ma non t'ho ucciso io, t'ho ucciso Lietzar comunque. Eh beh, ma scusa, quindi mi lasci morire. Eh no, io stavo andando che via pelo, con... Che pelissimo, stavo andando via con Goffredo, guarda. L'albero della nave è subito da... Sta cadendo l'albero. Allora, cade! Buon Natale. Questo qui può essere... Marco, fai una bella inquadratura, che questo qui può essere un bel... Vai. Un bel qua. Qua, Marco, vieni da me. Porca miseria, ma lo so che l'altra parte sì, è meglio. Ho cascato, Moro. Marco, veloce, prima che si ribalta. Questo può essere un bel quadro per il nostro museo, c'è questa immagine. Arrivo, però aspetta. Arrivo, Moro. Marco, qua, vieni qua dove sono io. Butta via quella scimmia. Guarda che lavoro. Prendila tutta, la nave. No, questo posto. Anzi, Marco, vieni qui dove sono io. Aspetta, ok, mettiti lì e io mi metto qua. Vai. Aspetta, Ora che lavoro. No, non devi togliere le cose dalle mani, sennò... È brutto. Cosa? Devi togliere le cose dalle mani, sennò... Come si vede la fisarmonica nel frame. Ecco, così. È morto. Quanto ci vuole però per andare giù sta nave? Scusa. Un botto. Coffin Dance per la barca. Ah, è affondato. Ecco. A me i banner escono fuori comunque. Sì, anche a me. Da me no. Adesso non c'è più il banner. Vabbè. Amici, poi adesso... Lieza, sei pronto? Come va giù? Pronto a cliccare stream subito istantaneamente? No. Allora. E devo chiudere OBS e riaprirlo o fare. Cioè, perché? Perché devi chiudere o riaprirlo? Scusa, perché sennò con scena. Le webcam. No, perché sennò non mi rileva la webcam se sono qua adesso. Non è vero, basta che chiudi il sito. Eh sì. Non c'è bisogno che riavvi OBS, no, che ci vuole no, mezz'ora. Però... Aspetta, via. Entro di nuovo.
un'altra ennesima volta io nel sito, intanto okay, che sono... si sistema. Barca è andata. Questi lasciamo. La lasceremo qua, ragazzi, inquinata. È scomparsa, sì. Niente. Sono mosso tutto di merda, mi sono mosso. Amici, torniamo al desktop intanto e andiamo in Just Chatting. Ecco, no, certo, ma... ci sono due mori, però aspetta. Qua ci sono tre. Aspetta che ti risblocco tutto. E la def... Prego, moro. Eccoci qua. Posso, no? Faccio anch'io. Ci sono. Bravo. Allora, amici, adesso vi lasciamo con la live di Yezar, che giocherà, inizierà a South Park, lo sticchio della verità. Lo sticchio della verga. Sì. E noi ci vediamo invece stasera con Trouble in Terrorist Town. Stasera tai, eh? Adesso vado a mangiare, che c'ho una fame bestiale. Ma voi lo sapete che odore c'è qui, ragazzi, fantastico. Mamma mia, non lo so, io ho petato. Un saluto. Adesso.